Benvenuti a Compila, quindi va. Le. Tanto la musica si è interrotta, ma adesso la faccio ripartire, la tengo piano, così non ci rompe troppo le favelas, forse così è anche abbastanza alta, no, così va bene. Hola. Quindi ci vediamo. Mamma mia, questa luce come mi mette in luce. Boh, sono sparite, non ho capito. Emoticon per i follower. Io qui c'avevo delle emoticon, ma non le vedo più. E quindi dove sono finite? Boh. Abbonamenti, stemmi abbonato forse. Oh, eccoli qua, li ho trovati. Buonasera, Cesare. Scusa, bene, Nick, ma mi ho messo queste iconcine, gli stemmi che in realtà si possono scegliere. Buonasera a tutti. Saluto da Bari, un saluto da Reggio Emilia. Sono le iconcine. Vabbè, adesso a parte che non ci sarà mai qualcuno che arriva a questa veneranda età, però, perché si sgranano da vicino, però vedete che c'è il baby spartano e poi c'è tutte fatte con Copilot, quindi c'è da Firenze, veramente non mi ricordavo. Olaz, Oilo Volaz, la crema ICS Boix. Abbiamo tutti dei nick complicatissimi anche noi, però basta l'abitudine. E dopo c'è lo spartano, diciamo, medio, ragazzino, poi c'è quello con la spadina e lo scudo, quindi questo è quello un po' più super carrozzato, c'è quello con la lancia e poi c'è il vecchietto che... E quindi, ad esempio, i miei messaggi hanno questo tipo di decorazione. Vabbè, questo attendere. Dovrei fare anche delle emoticon, però... c'è tutta la guida, qui c'è tutta la roba. Allora, ho trovato un sito dove riesci più o meno a generarle, cioè gli ho detto di generare delle emoticon stile, come dire, Spartan, e me le ha fatte bene. Il problema è che mi vogliono far pagare 6 euro emoticon e sono generate da un computer, quindi ci sta che, vabbè, come dire, te le vuoi far pagare, però cioè, praticamente ce ne sono 20 o 30, te le vendono a 300-400 euro, adesso per delle emoticon mi sembra un po'... E quindi, come dire, l'emoticon deficiterà un po', si useranno quelle standard. È un'idea carina, però insomma, per una cosa così, cioè piuttosto gli do un grafico allora a questo punto. Che... Grazie per i 10 bit. Pickboy ha appena usato 10 bit per fare il tifo. Bito 4chan. Bito 4chan? Ok. Ah, Bito 4chan. In italiano e inglese, mi piace l'animazione di Silicon Valley, che se non avete mai visto guardatevi quella serie perché è bellissima. Grazie per i cheer, mi viene da dire, mi vengono tutte le frasi fatte degli streamer che seguo, perché io non ci sono abituato, e quindi però quando c'è il trigger, quando vedo certe cose le vedo in altri canali, quindi grazie per il cheer patatino, che però è quello che dice un altro canale. Ogni tanto mi vengono delle cose che vedo da altre parti, perché diventi talmente assuefatto al, come dire, al, ai modi di dire, che li ripeti a memoria, l'effetto community, come dire. E, che stavo dicendo? No, quindi ho messo questi stemmini, quindi quando ci sono, come dire, i messaggi ad esempio del mio utente. Tra l'altro, perché scrive col mio utente invece che col bot? Questo è strano, dopo controllerò il programmino. C'è il bot che non scrive con il bot, quindi che è giusto perché così si distinguono quelli che sono i miei messaggi reali da quelli che sono, non mi ricordo neanche dove si imposta, boh, non mi ricordo, dove diavolo è speaker stream voice mod? Ah, forse perché non è collegato il patatino, no,
No, infatti, però è tutta un'altra cosa, quindi ah, forse Celloni, vabbè, poi ci guarderò tanto poi una cosa di, come si dice di solito, di lana caprina, quindi però dovrebbe essere il gatto, boh, non mi ricordo dov'è, quindi hai richiesto il token mentre il gatto con il tuo utente. No, no, perché già configurato, l'ho scelto apposta. Tra l'altro sono anche collegato, lo vedo anche come utente, quindi boh. E di solito lo prende, quindi non ho idea di come mai YouTube bot, Twitch bot, boh. Vabbè, tanto poi non è che sia tutta questa cosa, però compila, no, collegato è collegato, quindi non ho capito come mai sceglie di fare così, però forse la coda che ha questo tipo di setting, no. Niente, vabbè, fa lo stesso, ci guarderò, tanto poi non è nulla di fondamentale, però insomma, era così, uno sfizio sfizioso, come si dice, quindi. E quindi, boh, Developers, 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 quindi developers. developers non è che abbia molto da dire, se non che stasera cos'è che dobbiamo fare? Ah sì, dare un'occhiata alla cosa del JSON, e quindi perché ho visto il titolo della live nello streaming, e quindi mi è venuto in mente l'argomento perché non me lo ricordavo, quindi sono messo proprio benissimo, si può dire, quindi per cui no, l'obiettivo era cercare di fare un filo conduttore rispetto a quello che abbiamo visto l'altra volta, quindi siamo divertiti con la Marvel API, a fare un po' di richiesta, a vedere quello che esce. Non è che l'abbiamo esplorata più di tanto, però la cosa carina sarebbe vedere un po' di pezzi che potrebbero servirci, mal comune mezzo gaudio, esatto, come si dice, e vedere un po' di pezzi di cose che utilizzeremmo normalmente per sviluppare, e quantomeno poi metterli tutti assieme, cercare poi di farci un'app con gli stili, con cose di questo tipo. Poi leggevo un articolo, mi è venuto anche in mente che non ho mai pensato, ad esempio, di portare qualcosa legato allo sviluppo di componenti, che secondo me in Delphi è interessante ed è un po' pochissimo trattato come argomento. Ci sono dei libri, tra l'altro, infatti me ne procurerò qualcuno. Ah, a proposito, se qualcuno può interessare a un libro interessante su Delphi, ne ho fatto una recensione. Vediamo se il bot mi aiuta sul mio bloggettino Expert Delphi, che è un libro scritto da Pavel Glovaci, uno sviluppatore che lavorava per Embarcadero, che è mancato qualche anno fa, prima della pandemia, un paio di anni prima. Non so come, non conosco i dettagli, diciamo, della storia, però l'ho incontrato anche dal vivo perché era presente a una conferenza IT DevCon. Esatto, rest in peace. Quindi, però sì, sono rimasto abbastanza sgomento, anche perché la persona era molto giovane, poi particolarmente entusiasta, e quindi ho scritto questo libro che si chiama Expert Delphi, che è un po' un parte dalle basi, però attraverso un po' tutto, quindi parla un po' di tutto, però con degli esempi abbastanza, come dire, pratici. E tant'è che in una live precedente, quando abbiamo parlato di 3D, io ho preso spunto da uno dei capitoli che c'è su quel libro per fare la parte, esplorare appunto le caratteristiche del 3D, vedere come si usa la camera, come si usano le scene, e i replay sono sempre su YouTube. Mi dovrei mettere un comando per questo. Ah, a meno che non parta da qui, non dal bot, perché sono io che scrivo il comando. No, però dovrebbe usare il bot lo stesso. Vabbè, fa lo stesso. Adesso mi tolgo dalla testa questa storia del bot. E quindi c'è il replay della live sul canale YouTube, di qualche mesetto fa, è già passato un po' di tempo. Però l'avevo preso da lì il capitolo. Oddio, mi si è spento il monitor. Ok. Ci sono però tante altre cosine sullo sviluppo mobile, sull'accesso a database, però spiegato in maniera molto molto pratica. E
proprio per far capire, ad esempio c'è una parte che è legata, spiega un po' le gesture, ovvero il touch, le azioni del touch, quindi ovviamente non le spiega tutte, ne spiega un paio, però diciamo è molto pratico, dà dei suggerimenti pratici ed è utile a capire come funziona un certo meccanismo. E poi ovviamente, come dire, tutte le altre varianti la persona, diciamo, minimo sgamata, le trova da sé e le esplora da sé, quindi non è un 360 gradi che diventerebbe un mattonazzo ingestibile, però si legge benissimo anche senza essere davanti allo schermo, perché c'è anche un pochino di spiegazione, quindi c'è un capitolo sulla parallel library, un po' sugli stili, un po' su il 3D di FireMonkey, un po' sulla parte di uso dell'IDE ad esempio, quindi c'è proprio un viaggio. E quindi è stato di recente, è uscita la second edition, che è praticamente stata rivisitata da Marco Cantù, che è il product manager di Delphi, che è italiano tra l'altro, quindi una persona nota nel campo, diciamo. E quindi ho messo questa recensione sul blog, se fa piacere leggerla, così avete un'idea del contenuto del libro. E quindi, cioè, ci tenevo perché mi sembrava una bella cosa, un bel modo comunque tanto di una serata su come creare un componente sarebbe interessante, sì, perché poi Delphi ci si basa molto, ecco, su questo concetto. Ci sono dei libri molto vecchiotti che però sono abbastanza attuali sui meccanismi di base, quindi non è cambiato molto negli anni. Questo è sempre per Delphi un'arma a doppio taglio, perché sembra di lavorare con cose vecchie, ma in realtà sono cose molto efficaci anche per le esigenze di oggi. E quindi Delphi sembra sempre vecchio, ma in realtà è sempre una cosa che lo trasforma in un tool molto moderno, perché altri, come dire, altri framework, altri tool partono da altri, come dire, paradigmi, e alla fine diventano poi fondamentalmente sviluppo di Delphi. Credo di avere ancora la prima edizione di Mastering Delphi, sì, io ce l'ho di là, nel salotto, un Mastering Delphi 7. Non vi consiglio di leggerlo, magari poi dopo lo vado a prendere un attimo, se facciamo un momento di pausa o così. Data la dimensione, non consiglio di leggerlo a letto, perché se capita il colpo di sonno e state leggendo quello, come minimo vi ammazza, cioè vi schiaccia proprio la testa, perché è veramente, però è proprio un'enciclopedia, cioè una volta i manuali di Delphi, sia quelli, io ho il 5, anche il 5, molti dei concetti che trovate lì dentro, è chiaro che dove si parla del BDE ad esempio non direi che non sono più attuali, però tutta la parte di component design, è chiaro che ad oggi non si fanno più magari bitmap a 16 colori, cioè si usano altre convenzioni, altri formati, quindi le cose sono più che un libro, è un getto con mano, non è che contundente, ma proprio pesante, quindi ti abbraccia, ti dà un abbraccio nelle pagine che dopo dormi, perché lui ti fa dormire, ti ammazza, quindi molti concetti però sono attuali, come il funzionamento del T-Component, come creare il Component Editor, come interagire con l'IDE, cioè man mano sono state aggiunte queste classi di interfacciamento, ad esempio all'IDE, perché chiaramente i componenti li potete trascinare, li potete usare sui vostri form, potete configurarli con l'Object Inspector, ci sono i Component Editor, ci sono i Property Editor, quindi cioè ci sono delle cose che dovete registrare nell'IDE per avere quelle classi. Sono un po' cambiate, ma non così tanto, e tutt'al più sono stati aggiunti dei nuovi metodi. C'è, penso, un po' di documentazione, quello ufficiale, però ecco un excursus che rifaccia un po' il pari su questo tipo di sviluppo, che spesso è, cioè chiaramente ogni cosa che voi implementate come componente vostro è un codice che potete utilizzare, soprattutto potete anche customizzare design time, quindi quello che voi ottenete creando una classe che potete creare visualmente all'interno dell'ambiente e programmare con l'Object Inspector, comunque è sempre un qualcosa che vi velocizza drasticamente i tempi di sviluppo, quindi è uno strumento molto efficace. Però anche sui packages sono sempre poco trattati,
a differenza tra il runtime e design time, diciamo, si conoscono per chi è programmatore DFD di vecchia data, però quelli di nuova data sono magari meno inclini, sono più inclini a scaricarne, magari installarli e a fare questo tipo di lavoro, però mi rendo conto che ho un'ombra strana, ma in realtà stasera è meglio perché ho un herpes che si è consolidato, so che io continuo a grattarlo perché mi dà troppo fastidio, quindi torna a sanguinare, quindi torna a fare la crosta, torna a sanguinare, praticamente sono 2 settimane che sto grattando questa cosa, non se ne va. Per cui poteva essere un argomento interessante da trattare, proprio però di solito come lo facciamo poi noi, nel senso mi prendo il vecchio libro, provo a rivedere i concetti che ci sono sopra e poi vediamo cosa è cambiato. Effettivamente di componenti io non sviluppo da tanto, quindi ne ho alcuni che continuo a mantenere per progetti interni e cose, però lavoro molto adesso con codice, molto a runtime, un po' perché mi ci sono abituato anche su altri framework come .NET, eccetera, e quindi scrivo più codice che non componenti, però hanno il loro perché, anche perché i componenti, sapete, si possono differenziare tra di loro, potete nell'Object Inspector selezionare un componente, farlo puntare un altro. Ecco, se togliete il primo, se li togliete e un altro lo referenzia, non andate a svuotare quel riferimento, avrete un errore nell'IDE. Quindi ci sono tutta una serie di cose da seguire che sono abbastanza intuitive una volta che si conoscono, non sono neanche tantissime, non sono, poi dipende ovviamente dalla complicazione con cui si vuole realizzare qualcosa, però io mi ricordo che negli anni d'oro, primi anni 2000, mi ero esplorato tutto il. Avevo trovato anche i component Nexus, avevo derivato, esteso quelle classi dove ti consentono, quando tu metti un componente, di avere nella famosa structure view, quindi la cosa che vediamo di solito, la struttura d'albero che vediamo, che ci fa vedere i controlli della finestra, dei nodi in più che rappresentano elementi virtuali che tu puoi manipolare una volta che un componente si trova sul form. Quindi nell'ambiente di Delphi c'è molta roba che a volte non ha nemmeno il sorgente e è documentata, ma te la devi un po' andare a cercare, ecco, da questo punto di vista, come la rissa, te la devi. Vabbè, parte la cagata. E no, quindi poteva essere questo un argomento interessante, anche perché spesso se ne parla molto poco e quindi forse una pratica che non viene più utilizzata, si va molto con librerie a runtime, come poi faremo stasera, ecco. Però ci sono delle librerie che hanno anche componenti client e comunque usato a un certo livello, c'è sempre questo ambito di utilizzo di Delphi in maniera molto drag and drop, configuro e sono, come dire, abile arruolato, come si suol dire, che non è da trascurare, ecco, da questo punto di vista. Poi in questo caso, tra l'altro, adesso non l'ho configurato forse nel bot, ma dovrei avere anche la possibilità di lanciare tipo dei pull, cioè dei sondaggi, quindi magari una sera. E no, per riprendere una cosa di cui stavo parlando prima, c'è questa intenzione di, a meno che ho, poi adesso sentirò la disponibilità, ma mi pare che un paio siano già disponibili, quindi li tornerò a pingare, magari già la settimana prossima, vediamo se farlo. Questa serie che poi cercherò, siccome poi siamo online più di una persona, e mi sono accorto che questo servizio io l'avevo comprato con una licenza, una sorta di lifetime, poi mi sono accorto che mi chiedevano soldi perché è stato acquistato questo servizio di streaming congiunto, a distanza tipo StreamYard e cose di questo tipo. Poi mi sono accorto che lo scemo ero io perché ero entrato con un account diverso che non era quello con cui avevo registrato e quindi ho smesso di pagarlo, ma ce l'ho, come dire, vita natural durante, finché ovviamente il servizio rimane. E quindi, come dire, ne approfitterò per fare delle live magari che vanno anche un po' su YouTube, un po' su LinkedIn, ho già il nome per questa serie di live, in realtà avrei già anche il logo, poi dopo ve lo faccio vedere, che si chiama, siccome noi dovremmo, qualcuno mi dovrebbe spiegare il creatore di una libreria o di un componente come si usa, no? Questa è una live che abbiamo già fatto in passato con Paolo
Maurizio Del Magno, che non so se stasera c'è, forse no, che magari martedì. E avevamo fatto questa live che era durata un po' troppo, quindi, però è che non riuscivamo, c'era gente online che diceva non riesco a smettere di guardare che mi interessa, però è una certa, e quindi penso che abbiamo rovinato un po' di famiglie quella volta. Però avevamo, c'è ancora su YouTube, su iHorm, e quindi l'idea è avere qualcuno che in live mi dice cosa posso fare con il suo componente, mi insegna a utilizzarlo, e io da totale neofita, perché non ho tempo di prepararmi prima, non ho proprio la possibilità, provo a utilizzarlo, provo a vedere quello che succede. Quindi idealmente alla fine, anche se la live ovviamente diventa un po' lunga, un paio d'ore per un banale tutorial potrebbe bastare molto meno, ma se qualcuno volesse un giorno decide di adottare quella libreria, quella live può funzionare anche da tutorial per muovere i primi passi, e non è qualcuno che spiega in generale, poi se capisci capisci, perché comunque facendo la diretta, facendo in live, facendo tutti i passi, se ovviamente qualcuno in chat dice ma come, com'è che hai fatto, si può fare anche questo, cioè ovviamente sono tutte domande che rimangono, il creatore della libreria può dare risposta, e quindi è una cosa, come dire, da fare per dire a due mani, ecco, a questo punto di vista. E quindi ho già pronto, quindi sarebbe tipo una ricetta, uno mi spiega la ricetta, io cucino, quindi è una cosa tipo la prova del cuoco. Io invece l'ho chiamata, adesso vi faccio vedere il logo se lo trovo, perché l'ho spostato, dove l'ho messo? Qui in streaming vi faccio vedere il logo, e così capite anche come fa, vedere se la metto in primo piano. Yes, adesso metto cambio screen e vediamo se la prova del code, vedete che c'è il PC con l'uovo e... Ok, il titolo è stupido ovviamente, però l'idea non, spero non sia altrettanto stupida. mi veniva bene questa cosa, e quindi il logo magari poi cambierà, però vabbè, forse, però adesso vedremo. Quindi ecco, avere già un nome è una cosa che comunque fa già la cosa. Stupido è che lo stupido fa, appunto, quindi è per quello che lo sono. Adesso guardiamo se fare già la prossima settimana, vediamo un attimo. Quindi l'idea, ho visto che c'era Carlo Barazzetta che poteva essere interessato, cioè in realtà interessato sono io, poi dopo l'ha provato. E quindi, perché poi queste cose alla fine, come dire, più l'idea è scema e più, vabbè, quindi basta dire che per la live di stasera su Jason ho messo Jason Wuris, quello di venerdì 13, e la live precedente su un social ha avuto 13 like e qua ne ha avuto 25, non so se è solo per quella cagata, però le cagate si sa che hanno un attrattivo. L'importante è averci anche un po' che ci sia della sostanza, ecco, però cioè, alla fine siamo poi qua per divertirci, quindi no, ok, come si spegne? Ah, boh. Quindi notate che ho fatto diverse prove per il logo giusto. In realtà ho fatto lavorare Copilot, ce n'era qualcuna che mi piaceva di più, qualcuna meno. Copilot degli evidenti problemi nello scrivere, no, qui l'ha scritto giusto, però non ha messo questa scritta che sembra latino, che non ho capito cosa vuol dire. Ce n'era qualcuno, questo è sodo, quindi diciamo va bene, o potrebbe andare bene anche questa, che forse ci sta anche bene, magari facciamo il Toto logo e quindi potremmo anche provarlo, ecco, da questo punto di vista, però no, l'idea in realtà di stasera, tornando all'argomento, quindi come si dice, stay tuned, tanto c'è sempre il canale Telegram, che in realtà è un canale, non è un gruppo, quindi ci scrivo praticamente solo io e ci sono solo gli annunci delle live. Oppure non so se ho fatto il comando anche calendario, no. Ci ho provato, vabbè, comunque sul mio sito, sulla mia homepage, vabbè, comunque i riferimenti ormai già direi che sono noti, ecco, quel canale Telegram lo uso solo per l'annuncio delle live, e un paio di volte mi sono anche scordato, quindi, perché in alcuni casi le faccio di solito da PC e se sto lavorando così non riesco
in quel momento mi dimentico e quindi mi dovrei fare una checklist per non scordarmelo tutte le volte. Quindi a volte se faccio degli annunci all'ultimo mi scordo, ma vabbè, quello capita. L'idea è vedere alcune cose legate al parsing dei documenti JSON, quindi sul JSON in sé, in Delphi. In particolare un nuovo tool che io non ho ancora provato, se non proprio velocemente per dire ah ok, questa cosa qui durante quando è stato presentato, ecco, che dovrebbe essere stato aggiunto in Delphi 12. Quindi chi ha una versione community, ad esempio, non dovrebbe ancora averlo. Puoi farci anche una carrellatina su il JSON e Delphi in generale. Ci sono veramente tante librerie, però tanto immagino sappiate tutti che cos'è il JSON. JSON.org, che è il sito ufficiale, che ormai è lo stesso da, è un po' lo standard di fatto per vabbè, l'abbiamo visto l'altra volta, le risposte che ci vengono date dall'API sono in formato JSON. Un mio amico che segue su LinkedIn mi ha commentato che appena ha scelto come, ha eletto come formato di scambio dati l'XML, dicendo ma l'XML avrò fatto bene, avrò fatto male, poi guardando la live lo scoprirò. Gli ho detto ma guarda che comunque si tratta sempre di avere a che fare con un formato, un file di testo dove tu salvi delle informazioni, fondamentalmente un documento. Quindi XML e JSON hanno ovviamente caratteristiche diverse. XML è più verboso, se vogliamo, ha i suoi schema, però questi esistono anche per JSON perché esiste JSON schema, quindi l'XML può essere validato, c'è la questione del namespace, quindi ha una struttura che comunque ha ancora un suo senso nel mondo, come dire, dell'informatica, non probabilmente per i web service. Per l'API forse si usa un po' meno, questo a qualche API lo supporta, ma la maggior parte no, perché JSON grosso modo risolve tutto quello che si fa con XML, risultando però meno verboso e quindi meno byte, meno effort della CPU per renderizzarlo, meno costi, performance più elevate, e quindi è preferibile dal punto di vista del web API lavorare con JSON. JSON cos'è? È la dichiarazione di un oggetto in JavaScript, tant'è che sta per JavaScript Object Notation, quindi la notazione che in JavaScript, se voi la passate come stringa alla funzione eval, per intenderci, in qualunque ambiente di runtime di JavaScript, tipo io sono nel browser, se chiamo la console, io qui ho una REPL JavaScript, cioè qui posso iniziare a scrivere. Ho finito oggi interfacciando il programma con FedEx e usano web service con XML. Sì, che poi, vabbè, web service sono ovviamente una implementazione, c'è SOAP, quindi SOAP è uno standard basato su XML e pertanto, come dire, in quel caso è proprio un XML con una formattazione specifica. Però in linea generale a volte si usa anche l'XML come documento con tag personalizzati che non sono SOAP anche nelle web API. Nel web service è abbastanza comune, però è molto più rigido ad esempio del JSON. Dicevo, qui abbiamo una REPL, se io scrivo eval e dentro ci metto una stringa e qui ci metto un JSON, quindi prop 1, 2, 3, prop 2 e ci scrivo, no, non posso usare questi ABC, unexpected token, aspetta che non vorrei aver, c'ha ragione perché devono essere tutti stringa, quindi questo deve essere una stringa, questo deve essere una stringa, debug eval code, strano che mi dia errore, una volta funzionava, magari mi sono sbagliato io in qualche frangente, o mi ricordo male, ma mi sembrava che funzionasse così. Eval JSON parse verso JSON eval, sì, potrei usare direttamente JSON parse, ma JSON parse è abbastanza automatico. Ah, ho capito, forse lo interpreta come istruzioni, quindi dovrei mettere magari delle parentesi per dirgli che è un valore, ok, perché
avendo le graffe, lui pensa che sia l'inizio di una funzione di codice, quindi non lo interpreta come un valore. Quindi con le due parentesi sto dicendo: guarda che qui dentro l'espressione è un valore, con le parentesi il valore è questa scrittura, quindi valutata diventa un oggetto con effettivamente, nativamente, quelle proprietà fatte proprio così. Quindi a tutti gli effetti il JSON è un qualcosa che noi in JavaScript, scaricandolo da qualunque fonte, qualunque risorsa, una volta valutato ci dà un oggetto con quelle caratteristiche. Adesso approfitto dello stacchetto, qualcuno così beve un goccio d'acqua, giusto perché c'è una sete. Ho una sete micidiale. Viva JSON! Esatto, quindi questo è un ambiente JavaScript e quindi anche qui il discorso non cambia. Quindi generalmente abbiamo una graffa che inizia, a volte più che oggetto si usa anche ad esempio in database MongoDB, si usa anche chiamare i documenti, quindi perché database tipo MongoDB, NoSQL adottano il concetto di documento, che è fondamentalmente un oggetto JSON salvato in binario. Quindi il JSON ha questi marcatori e poi, a parte gli spazi vuoti che hanno la loro valenza, possono essere anche condensati, generalmente troviamo una serie di coppie di chiave valore, dove la chiave è una stringa, poi c'è due punti e c'è il valore. Il valore di che tipo è? Può essere un array oppure può essere di nuovo un altro oggetto, e quindi andiamo a incasellare, cioè a creare una gerarchia più interna con un oggetto che contiene un altro oggetto, un altro sottodocumento, potremmo dire. Oppure in un array potrebbero starci più valori interi, più valori stringa, più numeri, oppure altri oggetti che contengono come proprietà altri oggetti, altri array e così via. Qual è il vantaggio di questo simpatico formato? È che non cambia mai fondamentalmente, non... anche se c'è una versione JSON 5, c'è una versione, no, come si chiama, non so se ho indovinato il nome, ma JSON 5, sì, for humans, ovvero qualcuno che ha rivisto un po' l'ho scoperto che non è tanto, quindi che ha rivisto un po' il formato JSON per aggiungerci la possibilità di non mettere ad esempio i quote, vedete che prima mi dava errore se non mettevo i quote, nel nome della proprietà, poter supportare caratteri che vanno a capo, poter mettere commenti e fare in modo che non vengano parsati. Quindi JSON B non ho presente cos'è, mi coglie impreparato, lavora con i dati JSON B, ah ok, tipo dato Postgres, ok, questa è un'altra cosa ancora. Sì, qualcuno si è inventato qualche dialetto, non confondetelo con, ad esempio c'è anche il Bison, che è un formato binario per esprimere il JSON in formato binario, appunto. Quindi è l'equivalente di un JSON trasformato in un formato molto compatto, quindi a questo punto, ed è quello ad esempio usato da MongoDB per salvare documenti. Quindi MongoDB, se chiedete documenti, vi fa vedere un JSON, se glieli volete salvare all'interno salvate un JSON, in realtà quello che lui scrive sono dati binari che rappresentano quella struttura che voi vedete come JSON perché ve la traduce a tutti gli effetti, però è salvata in maniera binaria. Quindi JSON è onnipresente da questo punto di vista. Come accedere a JSON? Ci sono varie librerie, ecco, questo anche sul sito ufficiale, vedete che per ogni linguaggio c'è, cioè, quante ce ne sono, una valanga. Adesso C Sharp, anche qui ce ne sono tante, ma alcune sono un po' degli standard di fatto, quindi non è che sono tutte utilizzatissime, però vedete in C++ quante ce ne sono, eppure in Delphi ne abbiamo comunque, qui ce ne sono elencate due. Tra l'altro non c'è una di quelle che secondo me vale la pena menzionarla, cioè Neon. Ce ne sono anche tante altre, quindi magari le troviamo sotto Pascal, no, JSON Parser, però vedete che ce ne sono veramente un'infinità.
Delphi Web Utils, JSON Delphi Library, queste qui adesso dobbiamo anche vedere se sono supportate, perché qui vedo 9 anni fa su SourceForge, quindi potrebbe essere che qui 3 anni fa, e quindi sono magari lasciati un po' più all'indietro, ecco. Quindi questo è in italiano, mi sembra un viso noto, quindi per cui qui su GitHub ne troviamo altre. Se cerchiamo JSON Delphi abbiamo l'imbarazzo della scelta, perché abbiamo questo Delphi JSON to Delphi Class, che può avere la sua cosa interessante. Forse nel Delphi MVC Framework c'è un parser integrato che non è nessuno degli altri, ma forse è stato riprodotto, non mi ricordo, qui potrei sbagliarmi. C'è questo super object, poi so che c'è anche Maurizio Del Magno, ha fatto qualcosa su JSON, anche se lo vedo, c'è qualcosa di Pavel Glovaci. Questo è Pavel Glovaci di cui si parlava prima, in realtà non so se dice Glovaci, che ha scritto il libro appunto di cui, della recensione di cui parlavamo prima. JSON Component, JSON Document, JSON Tree View, quindi qui c'è già qualcosa di più di alto livello, anche se non li ho mai utilizzati, quindi li conosco. Conosco questa, che forse è una di quelle un pochino più... questo però è OSE, che è correlato perché ha a che fare col JWT, però abbiamo questo Delphi Neon. JSON è un formato, potremmo dire, anche di serializzazione, ovvero abbiamo un oggetto in memoria, vogliamo salvarlo, ovviamente per salvare la memoria su disco dobbiamo scegliere un formato, possiamo scegliere il binario, è molto efficiente ma non è molto, molto leggibile. Possiamo scegliere un formato testuale, a quel punto JSON, l'XML, un file INI, anche per chi se ne frega, cioè possiamo scegliere il formato che vogliamo. Chiaro che JSON, lo YAML, ne abbiamo talmente tanti di formato testo, e quindi questa è una libreria molto interessante, a parte che è un demo che spiega diverse cose. C'è una cosa che non so se qui è a tutti gli effetti supportata, e quindi potremmo dargli un'occhiata. Neon Introduction, c'è stato fatto anche un episodio di Outwork, questo potrebbe essere abbastanza recente. Quindi quali sono le differenze? Adesso alcuni non li conosco tutti, quindi il JSON to Delphi Class è una cosa molto simile al JSON Data Binding che noi proviamo a creare in Delphi, quindi ovvero l'obiettivo qual è? Allora, generalmente noi, se vogliamo manipolare JSON, io per Delphi 7 ho usato tkjson presente in GitHub. Diamo un'occhiata per vedere un attimo come è fatto, perché potrebbe, non so se è questo tkjson kit, forse no, questo è un h, quindi è un C++, forse non è questo. Magari si chiama in modo diverso, non lo so. Vabbè, poi tutt'al più ci diamo un'occhiata. Non è questo, immagino, infatti. La cosa che volevo vedere era questo, ovvero... Tra l'altro questo c'è un capitolo dedicato nel libro Expert Delphi che vi dicevo. Quindi qua, come dicevo prima, c'è la mia recensione, la trovate... Quando l'ho riletto ho detto, ho scritto pure, ho sbrodolato tanto, forse è stato poco sintetico, ho scritto un bel po' di roba, però mi sembrava giusto dargli un po' di risalto. Poi ci sono i link anche per l'acquisto, e c'è una parte sul JSON Data Binding, quindi sul libro. Voglio trovare anche la documentazione di Delphi, perché Delphi Athens, vediamo se ci butta direttamente dentro qua. Allora, Data Binding Wizard, voglio il link, JSON Object, voglio il link, perché noi abbiamo più strumenti di quanti ce ne servono. Allora, in generale l'approccio che possiamo seguire sono N. Quello più come dire incorporato è quello di usare le classi di questa unit System JSON e questo JSON Object.
perché ha dei metodi, ha tutta una gerarchia di classi che partono dal JSON value, che è la classe che rappresenta un po' tutto, può rappresentare una stringa, un oggetto, un array, un numero, un booleano, e quindi è, diciamo, quella più astratta. Poi JSON string, JSON true, JSON false sono tutti elementi che rappresentano appunto quello che noi vediamo in JSON all'interno del documento. Quindi sono classi per mappare i valori che possono finire dentro quel file. Per enumerator e deprecato. Quindi se noi andiamo in JSON value troviamo ad esempio dei metodi statici, tipo il parse. Una volta era sul JSON object, adesso è stato spostato qui, che secondo me ha più senso, anche perché io potrei passare un valore, true false, quindi partire da quello. Parse JSON value vede che accetta dei byte, oppure accetta una stringa, UTF-8, accetta diversi input, generalmente riconducibili a testo, poi fondamentalmente. Cioè, va bene se gli date i byte, poi gli dovete dire magari qual è l'encoding, se UTF-8, eccetera, eccetera. E in base a questo vi restituisce un JSON value che poi andrebbe castato. Ad esempio, se gli fate passare un oggetto, vi restituisce JSON value, ma in realtà vi restituisce un'istanza di un discendente di JSON value che è il JSON object, cioè quella classe. Se torniamo indietro, ce la faccio, che rappresenta fondamentalmente un documento JSON e tutte le sue proprietà. Quindi entrando all'interno noi possiamo ad esempio fare un get value. Anche questo get value praticamente mettiamo un percorso e otteniamo il valore che potrebbe essere un altro JSON object, l'array, eccetera eccetera. Quindi possiamo, stavo cercando di capire se c'era un esempio di codice perché poi non vorrei utilizzarlo. Ma per un motivo, perché magari abbiamo altre variables, massimo nesting, già ho scritto object notation, strano che qui non ci sia un link alla documentazione, però JSON object. Però è giusto per rendere l'idea, ecco, così se per caso vi trovate a fare questa roba qui, sample JSON support in Delphi, simple example. Ok, forse qui troviamo qualcosa. JSON in Delphi, ecco, vedete come si usa. Questo è il blog di Daniele Teti. A proposito di Daniele Teti, segnalo se qualcuno può interessare che è quasi completa, almeno oggi mancava uno speech che ho visto, come dire, l'agenda di TDEFCON Spring Edition, che è il 24 maggio di questo mese a Roma. Quindi se qualcuno può essere interessato, vai a guardare gli esempi in Delphi, quelli nella samples pubblica, può darsi che lì ci sia qualcosa. Però vabbè, tanto poi ci arriviamo. C'è questa conferenza, una giornata con un po' di argomenti interessanti, benvenuti. Un argomento, no, vabbè, adesso, a parte gli scherzi. C'è anche un mio talk, oddio, che scrollata, su FerDB, che è un'alternativa valida per MongoDB, per database NoSQL, non per Delphi, cioè in generale, database NoSQL, però chiaramente si parla di quello, si parla di come accederci. In Delphi c'è musica alta che forse mi sembra di sentire, spero di no, però siccome la tengo un po' più bassa. Processi aziendali e robot, tra l'altro questo mi sembra che sia anche uno sponsor, sarei curioso di sapere di cosa si parla, ma sono in parallelo, io sono sempre in parallelo alle cose che ritengo più interessanti per me. Si parlerà di algoritmi generici, local push con Omar Bossoni. Daniele Teti fa ovviamente una parte su Delphi MVC Framework, algoritmi generici. Maurizio Del Magno, TV e Tool Interface. Ciao Vision, ben arrivato. Non so se è scritto da tanto, però ho visto il messaggio adesso. Questo è molto interessante, la TV e Tool Interface. In Delphi è una cosa abbastanza,
perché mi piacerebbe parlare una sera, però penso che Maurizio abbia fatto un talk molto interessante tempo dietro nel Delphi Day. Ah, tra l'altro a giugno c'è anche il Delphi Day, se qualcuno può interessare venire. Adesso c'è la call for paper, ma è già finita, ma se avete un'idea. Io ho mandato un paio di proposte, non so se poi andranno bene o meno, però vediamo che ci dicono. Anche perché cerco sempre di inventarmi qualcosa di nuovo da portare, però non è che ripeto, c'è sempre un pubblico che ne sa più di me, quindi andare a tirare fuori cose nuove. C'è una giornata di seminari proprio di formazione, ma c'è anche la sola conferenza, un prezzo anche poi dignitoso, perché è praticamente abbordabile da chiunque, è a Piacenza. E questa è il 12, 11 e 12 giugno, l'11 la conferenza, il 12 i seminari. I seminari sono 3 ore. Penso sia mattino o pomeriggio, adesso non mi ricordo, dovrebbero uscire nel corso della giornata. Sono 3 o 6 ore di formazione, quindi insomma è una cosa studiata abbastanza bene, quindi ci sono un paio di argomenti anche qui a scelta. La conferenza invece è il giorno prima, tutto il giorno, però anche se non siete sviluppatori Delphi, in ogni caso, cioè la gente simpatica, si mangia abbastanza bene, perché c'è anche il pranzo, coffee break non possono mancare, perché altrimenti vi rimane il materiale, vi rimane tutto. Non è online, perché comunque sono eventi che si fanno apposta fondamentalmente per vedersi, e quindi però sì, di volta in volta escono sempre delle cose abbastanza buffe interessanti, e quindi mentre a maggio c'è questa Roma, zona Frascati, dove vedete che si parla Firebird, che è un database SQL. Quindi Fabio Codebue parla delle novità di questo, è un database SQL, client server open source, quindi ci sono delle novità molto interessanti. Qualcosa su Daniele Spinetti sull'architettura event-driven, quindi come implementazione si parla ovviamente di come implementare in Delphi, ma sono cose in realtà anche in certi casi teoriche, quindi prescindono poi in realtà da quello che è il linguaggio di riferimento. Cioè, gli esempi sono per Delphi, perché la conferenza privilegia, diciamo, gli sviluppatori Delphi, però quindi comunque due eventi nell'arco di poco tempo ce li abbiamo, ci sono, e quindi qui ci sono un po' tutte le schede di cosa si parlerà. Questa cosa di event driven mi interessa molto, perché sto provando a fare un applicativo dove stiamo usando domain driven, stiamo usando queste architetture. Dovremmo farne uno molto più complicato di quello, e quindi, come dire, partire, approfondire. Poi c'è Antonello Carlo Magno, che ogni tanto viene in live quando riesce, che parlerà di Chu Bridge. Se non ho capito male, dovrebbe essere un altro punto di vista rispetto a NX Horizon. NX Horizon mi sarebbe piaciuto guardarlo ogni tanto, perché era interessante. Diciamo anche i suoi libri, prima o poi dovrò prenderli. Non li ho ancora presi, perché pur costando, forse non si scrive così, NX, o forse non sono su GitHub, no, sono open source, quindi forse ho scritto, allora, da Ligia Praniskar Memory, esatto, e cercavo dove, non sapevo dove si comprava tra l'altro il libro. Qui forse riesco ad arrivare sul sito, perché volevo acquistarlo. Poi dopo ho visto che sono un po' costosetti, e oltre a quello c'è la questione che non avevo tempo di leggerli. Ho detto aspetta che li lasciamo un attimo lì, perché magari li lascio lì, non li leggo per un anno, quando li vado a leggere c'è un'offerta particolare. Quindi, però secondo me dovrebbe essere qualcosa di Freddy Purchase. Ok, questo è per la parte. No, volevo andare sul suo sito, perché lei ha appunto GitHub, ha la presentazione come MVP. NX, ora ci manca un trattino. Sì, comunque un event bus. Sì, mi interessava approfondirla. Mi sembra una sorta di mediator. Per .NET io sto usando un framework che si chiama Mediator, scritto Mediator, e questo è molto simile.
Boh, magari una volta ci diamo un'occhiata. Presumo che ci siano anche magari dei demo qui dentro per capire. Demos, c'è un basic observer, ci sono un po' di cose, quindi lei è abbastanza ferrata su quello che è memory management ThreadSafe, è un assoluto punto di riferimento, quindi last year, 4 months, minor fix, sì, abbastanza stabile, quindi ci ho messo anche lo star, quindi... Per cui sì, vale la pena sicuramente dargli un'occhiata. E quindi Maurizio Del Magno parla appunto di virtual interface, e questa cosa sarebbe bello farla spiegare da lui, perché la cosa interessante è che è multithread, esatto, perché il buon Daniele Spinetti, che ha fatto Deb Delphi Event Bus, che è un altro framework che troviamo in giro, vedete che poi non è che mancano. Deb Delphi Event Bus Spinettaro, Daniele Spinetti, non so se questo è ThreadSafe, ma questo è ThreadSafe, quindi anche questo, però ecco, questo ha un approccio molto più semplice, secondo me è più facile da imparare ed è più immediato. L'altro mi dava l'idea di essere una cosa un pochino più complessa da capire, cioè con qualche scenario in più, magari per applicazioni che raggiungono una certa complessità, e quindi sono... un attimo, chi mi scrive? Ok, mamma e sorella che scrivono sempre quando sono in live, questo brutto vizio, vabbè, poi leggerò. Poi lavora su attributi, mentre lei secondo me ha usato molto generics, ha usato Delphi Event Bus, c'è da qualche... Sono praticamente uguali, li ho studiati entrambi. Si vede, cioè sono molto simili, quello si vede. Però questo mi sembra più complicatino, cioè fatto in un modo un po' diverso, più simile a dei framework che ho visto su .NET. L'altro è più Delphi-like, cioè, ci sono sempre delle contaminazioni ovviamente, come... vabbè, del resto poi come... Che è anche una cosa comoda, perché qualcuno che magari è abituato... Lì mancherebbe veramente nel linguaggio un supporto alla programmazione sincrona, che sarebbe una cosa molto molto interessante. E qualcuno mi sembra che abbia fatto qualche framework in merito, però utile per scambiare messaggi tra forum. Poi ce n'è anche uno incorporato, c'è anche il messaging, lavorando in Delphi c'è un adesso ho perso la cosa della documentazione, c'è un namespace, una unit system messaging, system messaging, che contiene diverse classi, c'è un message listener, c'è un message manager, potete fare un dispatch di messaggi, fare una send message, default manager, potete fare un subscribe indicando il tipo, potete fare un send message con quel tipo, e questo però non è ThreadSafe, o quantomeno è bloccante, ecco, diciamo che il send message attende che dall'altra parte il message sia gestito, invece sarebbe più interessante tenerli chiaramente asincroni con una mailbox o implementare una sorta di actor model, come c'è ad esempio in H, in altri sistemi che in Delphi non ci sono. E ne avevamo già parlato quando abbiamo parlato un po' di threading. Tornando a JSON, qui quindi le librerie del namespace system JSON sono molto immediate, ma sono molto a basso livello, ovvero come facciamo a trattare il JSON? Dobbiamo fare un JSON object create e abbiamo creato una sorta di wrapper che rappresenta il nostro documento JSON. Quindi add pair vuol dire aggiungo una coppia, quindi una chiave valore, questo è il nome della chiave, e questo generalmente accetta anche un valore come questo, stringa, perché c'è una conversione implicita se non ricordo male. Quindi quello che viene aggiunto è una chiave legata a un oggetto che rappresenta una stringa JSON con dentro il valore stringa che va effettivamente veicolato. Quindi se passate una stringa lo potete fare e va a creare lui il wrapper, oppure potete usare gli oggetti per dire ti creo una JSON string, ti creo anche il pair, potete mettere chiave valore oppure potete usare la coppia creata al volo indicando la chiave e il valore.
Quindi in un caso mettete chiave valore, lui crea il pair, nell'altro caso create voi il pair, ma questo ovviamente dipende da come la vostra libreria è fatta. E quindi state decorando un oggetto, state descrivendo praticamente un documento JSON, non in formato testuale ma in formato virtuale, quindi quelle istruzioni sarebbe un po' come dire, non so, creo il JSON object, quindi questo è un po' come dire, ho creato il mio oggetto qui e ce l'ho pronto, first name, add pair, first name, JSON string, first name è il nome della chiave, quindi qui vuol dire che add pair vuol dire aggiungete una coppia chiave valore, due punti, il valore è un JSON string, è una stringa JSON che contiene questo nome è Daniele, questa è la stessa cosa però col cognome. Ecco che qui ad esempio andate a creare un JSON array, tjson array create, quindi qui state creando un array a parte, quindi è come se voi da un'altra parte stiate creando un array da rappresentare in JSON. Gli aggiungete JSON add pair contacts, quindi aggiungete, qui sta aggiungendo una nuova coppia di valori creando la chiave contacts e come valore specifica questo array. Quindi fondamentalmente state facendo questo, creare questa chiave, due punti, e come valore c'è questo array, quindi questo array ce l'avete come riferimento ma diventa figlio di questa proprietà. Di questi oggetti tra l'altro non dovete fare la free, ma solo del JSON object, perché tutto ciò che aggiungete al JSON object come oggetti, JSON object diventa responsabile, cioè questo add pair aggiunge questa chiave, gli associa questo array, questo JSON object quando viene deallocato andrà ad allocarsi tutti gli oggetti, che tra l'altro non so se è un, forse questo è un oggetto, però alcuni sono dei record, diciamo si gioca un po' con la parte dei record. Contact add, qui fa vedere che questo essendo un array può accettare in elementi, gli elementi sono valori interi, string, quindi booleani, potete metterci quello che potete, metterci altri array, potete metterci altri documenti, quindi questo add all'array di un valore intero fa praticamente questa roba qui, questo invece è una stringa, quindi l'intero non è tra apici, questo è tra apici, e via discorrendo. Nested object, vedete qui va a creare un nuovo oggetto, anche di questo non dovete fare una free, se lo aggiungete a un oggetto più grande o qualcosa che sta in un oggetto che sta nell'oggetto più grande, quindi in cascata ve le dialloca lui. Nested object, quindi sta creando un nuovo oggetto qui da parte e ci aggiunge un nuovo pair. Best friend lo va ad aggiungere qui al primo oggetto e lo fa puntare a questo nuovo oggetto, quindi di fatto siamo in questa situazione qui dove lui ha aggiunto qui un nuovo oggetto e dentro è vuoto. Nested object add pair aggiunge first name John, last name Do, quindi l'essenza, cioè insomma più o meno diciamo avete capito qual è il giro del fumo, come si suol dire in gergo, e via discorrendo. Quindi dopo ovviamente questa cosa la potete, ecco, alla fine avete questo JSON format o JSON to string, avete una serie di metodi che l'oggetto che vi rappresenta questa struttura la state creando in memoria, ma non state creando il testo, questo format prende i valori che avete messo e vi dà questa roba qui. Probabilmente il toString lo fa tutto minificato, ovvero cosa fa? Va a rimuovere tutti gli spazi, ve lo condensa tutto per tenere meno spazio possibile. Il JSON format, che dovrebbe tra l'altro avere degli overload con diversi parametri, magari vi indenta, potete decidere se mettere la parentesi qui o a capo, se fargli indentare le proprietà con spazi, con tab, cioè è un qualcosa che vi fa una rappresentazione testuale leggibile. Chiaramente perché questo è vantaggioso rispetto all'XML nelle web API? Perché nell'XML avreste dovuto scrivere una cosa del tipo contact slash contact eccetera, e qui mettere ad esempio first name slash, cioè è molto più verboso, è più un po' più difficile da leggere, e quindi diventa contacts, ovviamente dovendo diventare un array verrebbe scritto così. E qui non so neanche, questo non lo potete neanche mettere così, dovreste metterlo dentro
visto che è un array, una cosa del tipo integer value, perché non potete scriverlo, o meglio potete scriverlo qui così, però o questo è un testo che è l'unico contenuto di questo elemento, oppure deve stare all'interno di qualcosa, oppure un attributo, attribute. Ecco, questa è una cosa che probabilmente nell'XML viene abbastanza semplice, però vedete che diventa molto più verboso e quindi è meno preferibile. Tuttavia, ecco qui, vi fa vedere queste API. Non so se qui si parla di JSON Parser, anche qui ce n'è un pochino, ce ne sono diversi, alcuni sono Super Object, JSON Data Object, so che ce n'è uno anche di, adesso lo vado a cercare apposta, di M, non mi ricordo se scrive, vabbè, forse lo scrivo così e lo trovo. Se no cerco IORM e dovrei, Maurizio DM, non mi ricordavo con che nick, e ne ha uno anche lui di JSON o di JSON, non so come si, quindi anche qui non vedo grossa documentazione, ma ci sarà un sample, phone book, anche questo è usato, c'è il suo model e quindi probabilmente userà esatto gli attributi per prendere una classe qualunque e streamarla. Questo è l'altro approccio. Allora finiamo gli approcci. Ok, questo è il terzo ancora. C'ho un po' troppe cose aperte, quindi chiudiamo Delphi.de, chiudiamo il TDEFCON. TDEFCON, se volete venire, venite, che prendete il biglietto, il sito che è molto molto consigliato come evento, quindi anche perché non so come si dice il plurale, gli oste, come si dice l'oste, Fabrizio, Daniele, cioè tutto il team, cioè, ci si diverte, quindi vi racconto solo che un anno si cercava di tradurre, siccome c'erano anche molti da fuori, si cercava di tradurre i piatti della cena serale in inglese, e i salti in bocca alla romana sono diventati jumping mouth at the Roman way, quindi proprio tradotti, questa cosa a ogni edizione la si rimembra perché ormai è entrata negli annali, e quindi che tutti dicono che cosa sono, ho detto forse conviene non tradurli perché qualcuno potrebbe. Sai che noi abbiamo dei nomi molto fantasiosi, strozza preti, abbiamo tutta una serie di nomi che se li andiamo a tradurre diventano una cosa che può essere preoccupante, però vedo che tutti quanti da qualunque posto arrivassero, quando hanno mangiato specialità romane, quindi una caccia e pepe, un po' di salti in bocca, eccetera, hanno apprezzato, non si sono fatti grossi problemi né di cosa c'era dentro né di cosa si mangia bene, quindi io sarei anche dieta, quindi quella settimana dovrò partire in maniera molto molto ok. Quindi che stavamo dicendo? Ok, Medbus non mi interessa. L'altro approccio, che nella documentazione spero che sia scritto, JSON Reader Delphi, perché stasera sono un po' di traverso. Quindi un approccio, l'avete capito, l'altro è quello di usare questo approccio che è un pochino tipo, mi viene in mente un po' l'approccio che in realtà poi è analogo anche sull'XML, cioè sull'XML quello che potete fare è leggervi l'XML, parsarvelo e avere un documento. Chiaro che potrei fare ad esempio un file di testo con XML da 5 giga e quello ovviamente non lo puoi caricare tutto, quindi se avete un JSON molto grande potete usare il JSON Reader. Il JSON Reader cos'è? È qualcosa che apre uno stream che potrebbe essere byte o un file di testo e legge un po' alla volta e vi tokenizza un po' alla volta quello che va a leggere. Cioè ad esempio una volta che avete creato l'oggetto voi chiamate questa read e praticamente il puntatore si sposta sul file fino a che non trova un token. Cioè cosa vuol dire? Ha trovato una parentesi graffa e dice ok, siamo all'inizio di un oggetto.
e quindi se voi fate una read, supponiamo di leggere questo, il parser sarebbe: ho trovato l'inizio di un oggetto, begin di un object, ho trovato nome di una proprietà, che è nome della proprietà è first name, poi ho trovato il valore della proprietà, poi nome di un'altra proprietà. Cioè voi ogni volta che date un read, lui legge, vi scatena un evento dove vi dice qual è il tipo di elemento che ha trovato e qual è il suo valore. Quindi voi potete leggere un file volta per volta, o indicandogli, se sapete come è fatto, ad esempio potrei dirgli read, fare una read, potete dire read property, perché so che c'è una proprietà, so che è una stringa, quindi gli dico read string, e lui diciamo fa tutto, completa lo step, recupera il valore della proprietà. Quindi con read va avanti pezzettino per pezzettino senza sapere qual è, cos'è, e me lo dice lui. Con read property, ad esempio, potrei read property is integer, potrei leggere direttamente tutto questo pezzo, recuperando direttamente il nome della proprietà, il suo valore, fermandomi qui. Cioè il puntatore si ferma sempre lì e va avanti, o voi gli dite di leggere e di dirvi cosa c'è, oppure gli dite voi leggimi la stringa, leggimi l'intero, leggimi, gli dite voi che cosa dovrebbe leggere. Chiaro che se voi gli dite di leggere una cosa c'è un'altra cosa, vi va ovviamente in errore. Quindi qui lui fa l'esempio, vedete che create e JSON reader, create questo JSON reader che accetta un reader, un text reader. Text reader è un oggetto che, dato uno stream, data una stringa, data qualcosa, consente di fare read line, read char, consente di leggere qualcosa di testo. Il JSON text reader è qualcosa che da una fonte di testo legge e parsa man mano quello che legge, a seconda di quello che voi gli dite. Chiedo svegna, ho sbagliato, era lk.json. Adesso andiamo a vedere dov'è. JSON super object, ce ne sono veramente un sacco comunque di lk.json. Magari uno di quelli che ho già aperto, può anche essere lk.json, mettiamo Pascal, così. Però, ma ho sbagliato a scriverlo ancora, lk.json, là, Pascal, from 6+, ecco, in alcuni casi. Beh, è interessante che ci siano queste soluzioni, perché ovviamente se abbiamo da introdurre una feature nuova o leggere qualcosa in JSON su un'applicazione che è molto vecchia, che è nata quando, diciamo, che ancora il JSON non era una, non è che non esistesse, perché come dice il suo creatore di JSON, JSON è una cosa che è stata creata, cioè è nata automaticamente dal fatto che è stato usato come formato di dati, la rappresentazione di un oggetto. Cioè è come se noi ci scambiassimo informazioni su un documento usando il modo che abbiamo in Delphi di dichiarare un oggetto con with di inizializzarlo. Cioè è come prendere un pezzo di un linguaggio e trasformarlo in un formato. Quindi infatti il creatore, mi sfugge sempre il nome, è quello che ha lavorato principalmente al working group su JavaScript, CMAScript, mi verrà in mente perché su YouTube lo si trova spesso. Adesso lo cerco. Oggi c'era la live del nostro Ian Barker, che ha fatto vedere come si accede a DB con Delphi. JSON, sono stato un po' generico, forse Douglas Crockford, ecco, lui è il tizio. Questo è un po' come quel clean code, come si chiama, Uncle Bob, anche lui è un personaggio, quindi inventor of JSON. Però c'è una call molto bella che lui dice: ma mi chiedono quando uscirà la nuova versione. Non c'è una nuova versione di JSON, perché JSON è fatto apposta per non lavora nel working group di JavaScript, e quindi fa dei talk su all'università americana. Quindi pensavo l'avesse inventato JSON Bourne o JSON Vuris, quello di, che non so, tra l'altro l'ho scritto come JSON Vuris, ci vuole l'H, sì, quello di venerdì 13. Infatti volevo caricare l'effetto
di venerdì 13 e mandare ogni volta che dicevo Jason, però mi sembrava, dopo mi sembrava di esagerare quella stupidità. Quindi si crea questo text reader, quindi facendo read lui legge, vi dà ovviamente un booleano true false se ha trovato o meno un altro valore, cioè quando arriva in fondo al file vi dà false, finché c'è roba vi dà true, e a quel punto voi potete andare a vedere, come dice qua, la proprietà token type per capire cosa ha letto, cioè se vi dà true vuol dire che qualcosa è stato letto, e se andate a vedere di cosa si tratta, trovate il token type di tipo tjson token, t type of the token, tjson token, vedete che trovate tutte le possibili token, si parla proprio di token, quindi tutto ciò che compone la sintassi del JSON. Ovviamente se cercate cose particolari, se dovete fare una ricerca in un file JSON molto voluminoso la fate così, cioè magari fate red, potete anche dirgli leggi fino al primo elemento, potete anche dirgli leggi fino al primo oggetto, leggi fino a quando, cioè potete dargli anche dei traguardi, se non ricordo, ma non vorrei confondermi con la controparte .NET, non si sa mai, ma ne approfitto del break per bere. Quindi da questo punto di vista questa è una roba abbastanza completa e vi dice ad esempio trovato l'inizio di un oggetto, ovvero trovato questa roba qui, start property o start per, non so come lo chiama, end object ve lo darà quando ha trovato la fine, first name, start property name. Quindi se fate un red troverete start object, se fate red vi dirà ho trovato property name, se fate red vi dirà ho trovato JSON string, ho trovato string. Quindi poi voi trovate in token type il tipo e in value trovate il valore se il token type ovviamente lo consente. Quindi con value e string dovete tenere property name. Ok, quindi avete questo value, se il nome della proprietà è un oggetto particolare, current state vi dice a che punto è, line number vi dice a che riga e colonna si trova, così se volete segnalare un errore formale, cioè leggete un dato e non è quello che vi piace, a livello di business potete dire anche in che posizione si trova, qui vi fa vedere dove si è fermato a leggere, quindi questo è comodo perché è graduale, ovviamente presuppone che se voi dovete estrarre dei valori da un JSON piccolo conviene fare il parse e usare la versione con il get che vedevamo prima, o meglio prima abbiamo visto come crearlo, non abbiamo visto come leggerlo, però ecco, da questo punto di vista ovviamente avete anche un writer, questo appunto avete un read as bytes, read as string, quindi trovate la close, rewind vi porta all'inizio. Avete anche un writer, cioè potete scrivere ad esempio JSON builder con snippet, c'è anche il JSON builder, quindi c'è una sintassi fluent, qui la fa vedere. Quindi il writer fondamentalmente funziona come reader, voi dovete fare begin object, begin property, cioè dovete dirgli di scrivere inizio dell'oggetto, scrivere il nome della proprietà col nome che volete. Quindi fate l'operazione inversa, andate grado per grado a scrivere in output, cioè ogni volta che chiamate un'istruzione, quindi io faccio un write begin object e scrive questo, write property name, gli do il nome della proprietà, scrive questo pezzo, write property value, vi scrive questo, separator oppure altro nome di proprietà e poi ci pensa lui a separarli con la virgola, cioè queste cose le fa lui, quando voi arrivate qui col valore, se fate end object lo chiudete lì, se fate un altro property name lui sa che deve mettere virgola e poi, quindi usate dei comandi fondamentalmente per mandare in output della roba. Il builder è ancora più strano, nel senso che serve per costruire un JSON object, però ecco, a differenza della sintassi che vedevamo prima con add pair, JSON array create, cioè dove create i vari oggetti, valorizzate quei pair, poi li mettete assieme, questa usa una sintassi fluent, cioè dice parto dall'oggetto, creo l'oggetto builder, poi faccio punto begin object,
Il begin object crea, inizia l'oggetto, quindi va a creare praticamente un JSON object fondamentalmente, e lo inizializza e restituisce sempre questo oggetto come valore di ritorno. Quindi potete fare method chaining, cioè cosa vuol dire? Che il builder ha questo metodo che restituisce lo stesso builder come valore di ritorno, quindi io ci chiamo di nuovo un altro metodo che aggiunge qualcosa e mi restituisce sempre questo oggetto. Quindi ogni metodo che chiamate restituisce sempre questo oggetto e aggiunge qualcosa. Quindi qui cosa fare? Crea l'oggetto, cosa va a fare? Crea un array, transaction, poi inizia un sta mettendo dentro n oggetti magari, quindi ne inizia uno, begin object, poi dice aggiungo la proprietà id con questo valore, first name con questo, last name con questo, eccetera eccetera, finisco l'oggetto e ne inizio uno nuovo, quindi poi la virgola la scriverà lui. In realtà in questo caso alla fine del giro quello che avrete fondamentalmente è su questo writer, che è un oggetto JSON text writer, cioè questo è praticamente l'API, questo è l'oggetto con i metodi di helper che una volta chiamati chiamano i metodi giusti sul text writer, che a sua volta scrive il testo sullo string writer, che a sua volta è agganciato a uno string builder, quindi a un buffer. Ecco, se invece che lo string builder questo string writer fosse agganciato a un file stream, scriveremmo su file; se fosse un network stream, scriveremmo sulla rete. Quindi questa è la mia fonte, il mio buffer, questo è quello che consente di scriverci del testo, questo è quello che consente di scrivere testo in formato JSON usando le primitive del testo, che poi scrive fondamentalmente dei byte qui dentro. Gli diciamo di usare la formattazione indentata così lo riusciamo a leggere, poi col builder agganciato noi chiamiamo questi metodi e buttiamo fuori praticamente il JSON che vediamo qui. E quindi questo è un po' il JSON Object Builder, è un qualcosa in più da usare dal punto di vista del reader and writer. Li hanno documentati abbastanza bene, tutto sommato c'è scritto un po' di tutto. Il problema, partendo dalla lettura, quindi come facciamo una lettura da questo punto di vista? Se noi vediamo se c'è qualche esempio qui, qui avete comunque tutte le comparazioni di come si legge qualcosa con qui, come si scrive con le varie, ecco, qui vedete le funzioni del writer. Quindi un conto è fare l'oggetto, aggiungere i valori, aggiungere gli array e poi questo in stringa dà il valore. Un conto è scrivere direttamente in JSON, un conto è chiamare dei metodi che creano un oggetto che poi in stringa li scrive con questo. Tutti e tre questi snippet vanno a fare questa roba qui, e quindi qui vedete come scriverlo in vari modi. Poi c'è la lettura, che è il processo inverso, ovvero da un lato possiamo fare, come dicevamo prima, read, e vedete che lui fa un case, va a vedere, dice se è property name e magari so che c'è una proprietà che il valore è tipo stringa, io cosa faccio? Se siamo il property name dico di leggere il valore della proprietà come stringa e poi vado a fare un'altra read e prendo il valore, il value è string. Qui ci manca, mi sembra, una TS token string, ci manca un... ah, c'è lo switch formattato male, ok, perché esisto è questione del carattere che è un po', no, proprio scritto così, scritto male il case, questa è una parte del case, quindi se case è così è un conto, se è così allora va a prendere i due punti, quindi quando trova il nome della proprietà aggiunge al memo il nome della proprietà, quando trova la stringa che è il valore scrive il valore proprio. Questo value, cioè questo è string perché questo è un JSON value, cioè lui legge il JSON value, è string, lo converte in stringa, che sia intero, che sia stringa, che sia booleano. Questo è un JSON iterator, interessante, è l'equivalente del fluent del writer, però va per iterazione, recurse, lo fate entrare nella struttura, la leggete gradualmente. Questo forse è quello un po' più strano da usare. Ecco, la lettura da JSON object che non abbiamo visto, dato il documento par JSON value, avete JSON value, questo è un oggetto, quindi se volete andare a recuperare appunto il valore della proprietà name, dovete fare get value, dire qual è il tipo del valore che tirate fuori, e qui potete mettere il nome della proprietà oppure il percorso.
Attenzione che, ecco, questo è il primo problema di queste librerie, ovvero le performance, cioè è un pochino, questa è una espressione che va parsata, cioè qui state dicendo che dato il JSON value, se siamo a fronte di un object, e lo siamo perché il documento è questo, parte con la graffa, quindi è un oggetto, voi state andando a prendere la proprietà colors, che è un array, il primo elemento è il name di quella. Quindi in questo caso, ad esempio, se doveste tirare fuori tanti valori da colors di 0, vi conviene fare un get value di colors di 0, che cos'è? È un colors, è un array, il primo valore è un oggetto, qui mettete JSON object, e poi fate get value di name, get value di x, anche se poi alla fine sì, non è che poi cambi più di tanto, perché name x dovranno comunque essere parsati, però idealmente mi viene da dire che meno documento attraversate in profondità quando dovete valutare, cioè quindi più riducete lo scope è meglio è da questo punto di vista. Pare che si semplifica il codice perché dovete evitare di ripetere sempre questa parte, però comunque se dovete caricare un file JSON e pigliare un elemento specifico, vedete che anche solo partendo dalla root del documento voi potete mettere il nome della proprietà, l'indice perché è un array e il valore della proprietà. Quindi è un, questa string qui non c'è proprio solo il nome della proprietà, è un po' più intelligente da questo punto di vista. Le performance però non sono il massimo, e in Delphi c'è un po' una problematica legata al fatto che in JavaScript cosa succede? Che se io do questa stringa in pasto a un, sono qui nel browser come ho fatto prima, clear, mi svuota e faccio JSON parse, siamo in JavaScript, di quella stringa qui, ottengo direttamente il mio oggetto. Uno dice, ma di che tipo è? Non ha un tipo, perché siamo in JavaScript, un linguaggio dinamico, quindi se io prendo una stringa che rappresenta un oggetto e faccio il parse, ottengo l'oggetto. Questo oggetto vede delle proprietà, cioè è già un array. L'array è un elemento 0 che è un oggetto con le proprietà name x. In JavaScript si può fare perché è un linguaggio dinamico, gli oggetti sono degli array associativi. Cioè lui crea al volo una struttura dove c'è chiave x e chiave name con i rispettivi valori che ho messo lì dentro. Sappiamo che in Delphi non funziona proprio tutto così, perché Delphi è un linguaggio tipizzato. Quindi il problema che si pone in genere è: se io ho un pacchetto che potrebbe essere anche variabile e voglio, come in questo caso, caricarli, cioè non fate mai, magari se dovete lavorare molto spesso col JSON come formato di serializzazione, ma volete scrivere del codice che sia manutenibile, generalmente cosa si fa? Create una classe, ci mettete dentro delle proprietà, dal JSON dovete trovare il modo di traslare quei valori caricandoli o in questo modo o in questo modo qui o quello che preferite, e crearci un oggetto Delphi e travasarci sopra i valori. Questo è quello che dovreste fare. Il problema che abbiamo qui è che chiaramente questo codice diventa molto tedioso, molto boilerplate. Mettiamo che questo JSON object, questo colors, non abbia solo questo array, oppure è un array però qui oltre che name red x io magari ho un type di color gradient e poi dopo ho un array con tutti i punti dei gradienti. Cioè già dovrei farmi tutti i get value se decido di farlo così, però anche qui non è che migliora molto la situazione, anzi forse il codice diventa anche molto complicato. Cioè cosa faccio? Lo vado a parsare e poi faccio il get value e vado a tirarmi fuori le proprietà, creo un oggetto del tipo che mi interessa e inizio a buttarci le cose sopra. Quindi devo fare tutto a mano, cioè se io andassi a prendere una delle API più usate tipo JSON placeholder, ecco qui abbiamo, questo è il JSON, ok, che vediamo qui, cioè poi noi lo vediamo così, però me lo fa vedere strutturato, e volessi trasferirmi questi dati in un oggetto, cosa dovrei fare? Un oggetto con queste proprietà, poi a netto che qui voglia fare anche il secondo livello, dovrei dire fammi il parse di questo e poi get integer id, prendi il valore e assegnalo la proprietà id, get integer con name, assegna la proprietà name, get string, poi get string email, get string address.street e segna la proprietà street. Cioè dovrei mettermi a fare tutto questo genere di operazioni.
L'alternativa è farsi aiutare da una lib, cioè ovviamente cos'è che possiamo notare? Che io idealmente andrò a fare delle classi che hanno un nome simile a questo qui e sarebbe sufficiente che il mio oggetto avesse la stessa struttura per poter costruire un automa che dice: io vado a vedere il tuo oggetto, vado a vedere le tue proprietà, vado a vedere come si chiamano, guardo il livello che hanno e le cerco quelle omonime, carico il JSON. Prendo il tuo oggetto e me lo esploro guardando le proprietà, e se trovo qualcosa che ha lo stesso nome qui, lo carico usando il tipo equivalente di JSON, che è l'equivalente della proprietà di Delphi. Quindi, cosa faccio? Creo una classe che rappresenta specularmente questa struttura. Ho qui il JSON che va tradotto, ho un automa che mi automatizza questa operazione di trasferire la proprietà username di tipo stringa del documento JSON, la proprietà username di tipo stringa del documento Delphi. Il nome è quello che mi correla. Ho un nome diverso, ci metto un attributo. Cioè, magari il mio framework è guidato nel cercare il nome della proprietà. Se vede che c'è un attributo sopra la proprietà che indica un nome diverso, usa quello al posto di. Questo che vantaggio ha? Che è molto flessibile, nel senso che noi, una volta che abbiamo il nostro JSON e una volta che noi ci facciamo il nostro, come dire, la nostra classe, basta che gli diciamo travasa i valori e il gioco è fatto. Questo è un po' quello che fanno molte in realtà librerie. Adesso questa non ci interessa più, ce l'abbiamo ancora aperta. Ad esempio Neon sicuramente lo fa, ha molte, travasa tra l'altro in un sacco di dati anche Delphi only, tipo il dataset. Mi interessa ottenerlo come dataset perché non voglio fare una struttura oggetti. Perfetto, ho la mia memtable, ho il mio JSON, ho una libreria che da ogni proprietà ricava un nome di campo e ogni valore diventa il valore del campo per quel record, ogni oggetto diventa un record. Potrei farla direttamente così. Anche qui diventa importante il benchmark. So che è stata migliorata, però ecco, l'accesso JSON che abbiamo visto in Delphi non è particolarmente bruciante, ecco, è come dire un po' il minimo sindacale, però non è neanche così cattivo. Qui è stato dato un occhio particolare quantomeno alle performance. Perché? Perché c'è di mezzo l'RTTI, cioè c'è di mezzo quell'API che, dato un oggetto, ti dà delle informazioni sul tipo. Spring for Delphi, bella, sì, cosa c'è? Non so, perché siccome lo leggo adesso non mi ricordo che cosa ho detto che si ricollega a Spring for Delphi, però sì, Spring for Delphi usa l'RTTI alla massima potenza, cioè non leggiamo una proprietà direttamente, ci facciamo dire da un oggetto quali sono le tue proprietà, e prendi questa stringa che è il nome della proprietà, vai tu a vedere dov'è quella proprietà, prendi il valore e restituiscimelo. È chiaro che un codice che fa appunto nome proprietà è un codice che accede a questo modo, è più dinamico, ma sarà molto più lento perché c'è un passaggio intermedio per arrivare a quel valore, quindi continua a essere. Però c'è il vantaggio di diventare molto flessibile. Qui, se troviamo un esempio di codice, vedete che abbiamo il solito JSON value, quindi quello di Delphi. Avete questa libreria, c'è questo object to JSON, e questo fondamentalmente stampa in un memo la struttura. Poi possiamo anche dargli un'occhiata. Qui abbiamo il processo contrario, abbiamo un parse JSON value, JSON to object converte il JSON object nell'oggetto. Quindi questo è quello che fa il lavoro che stavo dicendo prima. Ho il mio JSON object, ho fatto il parse, quindi ho il mio JSON object. Ho un altro oggetto e object, tipo un customer o qualcosa del genere. Adesso dovrei fare tutti i get. Per ogni proprietà dell'oggetto dovrei fare una get dal JSON per tirare sul valore e assegnarlo. Questo lo fa in automatico tutta sta roba qui. Poi magari diamo un'occhiata al codice, perché sicuramente è leggibile e intuitivo. Quindi qui probabilmente ci sono anche gli overload che vanno direttamente dal testo al mio oggetto facendo questa parte, o magari agendo in modo diverso. Quindi vedete che pian pianino si
si complica la JSON to object, se ci sono degli errori vi scrive gli errori, quindi è anche una cosa che vi tiene da parte tutte le cose che non riesce a fare per qualche tipo di motivo. Ipotesi, mi sto facendo serializzare una file da connection, mi darà errore perché cioè non ha senso, quello che vado a scrivere è un qualcosa live che rappresenta una risorsa fisica e quindi non posso. Ha una configurazione di default che voi potete andare a cambiare per dirgli fammi il camel case, cioè la iniziale minuscola e le maiuscole per separare le parole, oppure il Pascal case. Per le API ad esempio il camel case è quella più gettonata. Metti un prefisso, ignora il prefisso, quindi valorizzami quei campi privati, però ecco, se trovi ad esempio username devi cercare magari F username perché il nome del campo ha questo, ha questa cosa qui. C'è un tipo che non è supportato, registri un serializer e quindi puoi dire al framework guarda questo tipo te lo serializzo, io ti date una classe dove lui vi passa un valore e vi passa l'oggetto e voi gli dite qual è il valore da tirare fuori e poi il resto continua a farlo lui. Quindi magari ho il GUID che non è rappresentato, voglio rappresentarlo come stringa, oppure ho un valore speciale, lo voglio scrivere in maniera diversa, tipo ho un valore, lo voglio criptare, uso un serializzatore che istruisce la libreria per prendere quel dato, sapere, essere istruito sul fatto che esiste, quindi renderlo noto, perché qui ovviamente sono supportati tutti quegli standard da questo punto di vista, e trasferirlo dall'altra parte. Quello che è un tipo di dato che non riconosce perché non è una stringa in intero, non sa qual è, se noi lo istruiamo con questo serializer lui dà il controllo a noi, continua a fare tutto il resto e noi ci occupiamo solo di convertire l'input e l'output e dire cosa verrà fuori. Volevo vedere un attimo quel JSON, dentro ci sono un po' di classi e quindi non neanche tantissimo, insomma è anche abbastanza contenuto come core, mi pare. Sono anche dei test, quindi anche unit testata, che non è mai una brutta cosa. Serializer, dove posso trovare quel neon, forse il persistence, neon core, neon configuration, qui c'è un po' tutto. Ah beh, che scusate, sono scemo, perché posso anche fare una ricerca e faccio anche prima. Dov'è che vedo, dov'era il primo pezzettino di codice? Qua object to JSON, no, volevo fare il JSON to object. Ok, cerca qui nel repository, eccolo qua, JSON to object persistent JSON, quindi forse questo qua dovrebbe riuscire a navigarlo, forse il no, niente da fare, view reference, vediamo se c'è da qualche parte ad esempio l'implementazione. Pure tutto qui, quindi da qualche parte mi aspetterò. Ok, vedete che c'è quel RTTI utils, JSON to object, JSON to object, reader, neon deserializer, JSON to object. Prima o poi arriverò al. Quindi ci sarà anche un serializer JSON, oppure tutto qua dentro, qua. Read reference, read string, read num, vedete che ci sono tutti i vari read, JSON to object. Niente, cioè farò mai a beccarlo dal punto di vista dell'implementazione. Faccio prima scaricare e guardarlo dritto nel show more. Poi è normale perché il read data member, giustamente il codice è strutturato, quindi è fatto ovviamente in, beh, forse qua qualcosina posso trovare, read array, vedete questa è la lettura di un array che andrà impostato su un valore di tipo un t-value, vuol dire che non abbiamo stabilito la destinazione, ma non è necessario perché noi usiamo le funzioni
che ci consentono di, quindi partendo da un array sappiamo l'array, sappiamo la lunghezza, lui vedete che sta cercando di capire se dove va serializzato è un array Delphi dinamico, ci sono diverse impostazioni, quindi si cicla tutti gli elementi dell'array e se sotto abbiamo un altro array fondamentalmente andrà, mi immagino, a richiamare, a impostare l'elemento, oppure va in, come dire, in maniera ricorsiva sotto a scendere a leggere tutti i vari valori. Richard, abbiamo, quindi usa l'RTTI, cioè in base all'oggetto legge da JSON, dal nome della proprietà, va a scrivere il campo equivalente in base al tipo, e c'è una serie mega di switch dove fa fondamentalmente questo tipo di lavoro. Read data member vuol dire, dato il value e dato il nostro oggetto, a seconda del tipo della proprietà, vedete che lui va a passare a chiamare il metodo giusto per il tipo, recupera il valore e poi lo imposta sulla proprietà o sul campo. Get value boolean, e quindi qui ci sono gestite un po' tutte le casistiche con delle differenziazioni in base alla configurazione. Questa forse è quella un pochino più curata dal punto di vista. Un altro approccio, che è quello che mi interessava provare, ecco qui qual è il discorso, è che chiaramente noi abbiamo una struttura, abbiamo fatto una struttura equivalente, il programma dovrebbe riuscire a convertircela in maniera abbastanza tranquilla. C'è un ma legato a questo, che comunque le prestazioni potrebbero non essere sempre... Allora, intanto abbiamo una dipendenza da una libreria, che comunque è una libreria abbastanza easy, abbastanza leggera, manutenuta, e quindi... Però uno potrebbe dire, voglio fare tutte le cose con solo le classi di Delphi. Però Delphi non ha uno strumento che mi fa quel tipo di lavoro in automatico, a meno che non me la scriva io, ma non voglio neanche scrivermi tutto il codice. La cosa che si potrebbe fare, e qui c'era qualche, non so se il JSON kit, forse anche Neon include qualcosa del genere, perché effettivamente non ci ho mai guardato, ma potrebbe anche essere che ci sia. Streamable classes, simple values, to do, più unit test, vabbè, quella è sempre una... Non lo vedo nella documentazione, quindi forse non ha un tipo di tool del genere, però in una di queste librerie c'è, ad esempio, una JSON to Delphi class. Dici, vabbè, ma tu già c'hai il JSON, già c'hai la classe, cos'è che cambia con questo approccio? Che vi scrive la get dei valori per travasarli sulla classe. Ok, intanto c'è un primo passaggio, ovvero mi dovrei fare una classe dove io metto per ogni proprietà qualcosa che ha lo stesso nome di quella che trovo qui. Quindi leggo name, metto una proprietà che si chiama name, anzi si chiama name, però legge e scrive su un campo privato che si chiama fname, fusername. Cioè devo mettermi lì proprietà per proprietà, vedere il tipo e creare una classe che sia speculare. Quindi da qui l'idea di qualcuno di dire, facciamo, visto che questo lo possiamo parsare e possiamo sapere per filo e per segno come si chiamano le proprietà e allo stesso modo di che tipo sono i valori, questo è intero, questo è una stringa, facciamo un generatore di classe, un generatore di classe JSON, cioè portiamo JSON to Delphi class, ovvero gli facciamo passare un JSON e ci facciamo scrivere il codice. So che ce n'è uno anche online, JSON to Delphi class, che forse vi rende anche l'idea, è proprio stato in dominio, a meno che non l'abbiano chiuso. Ad esempio prendiamo questo documentino, vediamo se arriva anche, io metto qui il mio JSON, gli chiedo anche di validarlo così siamo sicuri che sia, me lo fa validare a parte, quindi ok, comunque valido, quindi non dovrebbe fare storie. Poi abbiamo anche le opzioni, abbiamo il Pascal case, perché altrimenti lui ce lo crea con la cosa in minuscolo. Gli potremmo dire di usare, property attributes, quindi aggiungere anche, questo penso sia proprio pensato poi per quel framework che vedevamo prima, JSON Data Objects, cioè è proprio pensato per avere le classi in cui poi i framework ti fanno lo streaming direttamente del dato.
facciamo il tipo il generate, e quello che viene fuori è questa roba qui. Vedete che per ogni oggettino, questa è una preview, abbiamo il nostro root, che fondamentalmente è questa roba qui, è tutto, dove dentro ci aspettiamo id, name, username e mail. Quindi abbiamo id, name, username e mail, però notate la cosa bella, il tipo giusto, il case giusto, che leggono e scrivono da un campo che ha davanti l'F, quindi supporta anche il... cioè è anche corretto dal punto di vista della, delle code convention, delle coding convention che abbiamo in Delphi, quindi intero, stringa. Poi ci sono dei sottoggetti che in realtà sono dei company. Perché? Perché qui non sono a primo livello, ma company è un oggetto che contiene sotto name, catchphrase. Quindi qui vedete che catch è in minuscolo, c'è la P maiuscola che divide le due parole, quindi mi aspetto che lui lo abbia capito. Address, questo è l'address. Company, vedete che catchphrase l'ha scritto correttamente, cioè ha usato la C maiuscola, la P maiuscola, sempre l'F davanti, la proprietà è giusta. Quindi se noi usassimo come questo package JSON DTO, che fa parte di quella libreria che diceva prima, che c'era scritto prima qui sotto, eccetera, poi qui possiamo anche dirgli chiamalo users, perché magari ci deve cambiare nome, troot, vabbè quello è questione di refactoring molto veloce. Aggiungi la base class, quindi ce le fa ereditare tutte da quel DTO, ci fa aggiungere, adesso qui no, lo ha già messo, quindi dovremmo fargli aggiornare la preview, però poco male, glielo possiamo anche fare qua fuori direi. Poi abbiamo anche il sample use addirittura, che ci fa vedere come possiamo poi con questa libreria, vedete che fa un create as JSON, root as JSON, gli imposta il JSON e automaticamente lui crea in automatico tutta la parte, quindi questo è il nostro JSON impostato su questo oggetto, inizializza praticamente la root con i valori che troviamo qui dentro. Quindi root menu.id è una proprietà che ha già il valore del sotto documento menu, documento id, e varrà ovviamente file. Quindi abbiamo il vantaggio dell'accesso diretto, che è un po' più veloce probabilmente del, come dire, dell'accesso con RTTI, però comunque funziona. Quindi dovete creare ad esempio dei menu, vedo perché qua c'è l'esempio fatto con dei menu, lo configurate da file, lo caricate così, se lo mappate magari su qualcosa che deriva da JSON object, ma che è anche dei metodi helper che si aggancia a un menu, potreste crearvi, cioè potreste fare che durante la serializzazione, serializzando in un vostro oggetto, nello scrivere le proprietà, voi andate a creare direttamente un'interfaccia su una finestra, su qualcosa del genere, cioè dopo gli utilizzi con tutti i tipi di interceptor che possiamo inventarci, li possiamo anche immaginare. Quindi, e questa è un'altra delle soluzioni, quella incorporata in Delphi dovrà, e quindi qui c'è un concetto simile, ad esempio quella di Maurizio ha un concetto simile, però lui ad esempio è più affezionato all'idea di che ci sta benissimo, di non creare delle classi che derivano da nulla, quindi classi comuni, e però istruire tutto con degli attributi, cioè ad esempio dirgli DOM e dargli un tipo di dato registrato che poi diventa, ci sarà da qualche parte questa classe che descrive come poi questo oggetto. Adesso qui bisogna vedere di prendere l'esempio giusto, ecco, io non so se l'ho preso o meno, abbiamo questo model, sì, che è il file di prima, però lui chiaramente dice io non eredito, faccio una classe normale, però quando lo passo al mio framework, il mio framework può recuperare questi attributi. Mi sembra che abbiamo fatto una live su custom attributes, cioè via RTTI, via le funzioni, io posso, dato questo tipo, accedere a un oggetto che mi dice come si chiama, che proprietà ha e anche che attributi ci sono. Posso capire se deriva da questa classe, come è stato valorizzato, e da lì, cioè praticamente la classe
si porta dietro delle informazioni che questo framework usa per capire magari come salvare o meno l'informazione. Ecco, sono qua, serializer, qui c'è indicato come va serializzata. Su questa libreria non la conosco, però gli approcci più o meno che abbiamo visto sono quelli che sono quelli validi, ecco, da questo punto di vista. JSON Data Object è un'altra di quelle, poi più o meno cambia il nome dei metodi, però più o meno ad esempio questo è un JSON Object, non è quello di Delphi ma è un altro alternativo. Non c'è add pair, però c'è oggetto, accesso, stile, proprietà indicizzata, cioè con le quadre, qui c'è la chiave, due punti uguale bar, vuol dire che se questo non c'è, la crea, ci dà il valore, se c'è già, gli assegna un valore. Ecco, qui punto S bar vuol dire che c'è un accesso più veloce, perché gli stiamo già dicendo che andiamo a mettere una cosa che si chiama bar, che è di tipo stringa, che è di tipo array, e quindi siccome lo guidiamo già sul tipo, lui ci dà qui già un'informazione tipizzata. Cioè, ognuno adotta poi le sue convenzioni per produrci quello che fondamentalmente ci serve. So, qui non c'è molta documentazione diretta qui, ma ci saranno degli esempi. Comunque vedete che ce ne sono X Super Object, qui c'è un esempio del Delphi Side, direi che è del tutto molto simile e uguale a quello che abbiamo visto prima. Super Expression, non ho idea di cosa siano, però ok, interessante. Cioè, data questa X, cioè avete un oggetto, questo è tutto il path. Cioè, fondamentalmente gli state dicendo che dall'oggetto deve entrare qui e andare a recuperare. È praticamente il path alla proprietà, tipo Super Object. Sì, questi sono più o meno tutti affini. In Delphi è stato aggiunto questo JSON Data Binding, che quando l'ho visto mi dava tutto l'aspetto di quello che è il, come dire, il come andare a ottenere lo stesso effetto delle JSON class. Cioè, se noi abbiamo un progetto, partiamo da un progetto vuoto di esempio, ok, e io qui, vabbè, lo salvo, proviamo a fare questo JSON DB, no, data binding test, chiamiamolo JDB forms main. Ok, chiamiamolo JDB, tanto poi questo è una prova tanto per fare. Nei new abbiamo sempre avuto l'XML data binding, che c'è sempre stato, credo sia sotto web, perché in web c'è un po' tutto, dove dandogli un XML lui ti fa lo schema, cerca di indovinare lo schema, cerca di indovinare come gli elementi dell'XML sono strutturati per fare delle classi che consentono, dato l'XML, di ottenere direttamente delle classi. Ecco, questo è l'effetto del data binding. Adesso c'è anche questo, c'è il JSON data binding. Poi chiaramente questo adesso inizialmente è molto di base, forse qualche libreria che ha un tool simile fa magari un lavoro più di fino, perché da quello che ho visto in qualche demo mi sembra molto basilare, però c'è l'ok. Da quel che mi ricordo dal demo, qui ci sta chiedendo fondamentalmente se vogliamo recuperare il JSON incollandolo dalla clipboard, oppure se lo vogliamo scrivere direttamente, e quindi a questo punto salta uno step perché lo recupera dagli appunti, inserire in un edit box, quindi nel prossimo step copiamo e incolliamo dentro e gli diamo il JSON di esempio, dargli un file da selezionare da cui leggere questa informazione, oppure addirittura un API, cioè gli diamo già direttamente un indirizzo e lui se lo scarica da lì. Sarebbe interessante ad esempio dargli questo URL, sarebbe interessante dargli quello della nostra API Marvel, però intanto, quindi se faccio next, chiaramente il secondo step dipende da quello che ho scelto prima. Se gli dico enter, ho la mia casella, tra l'altro ho fatto un copia, quindi lui mi sta incollando già qui i dati. Se scelgo read from file, dovrò dirgli qui andare a selezionare un file JSON da cui caricare i dati, quindi avete un po' tutte le fonti, ecco, da questo punto di vista. Se facciamo get, andiamo dritti dall'API. Non c'è username, non c'è password, non c'è proxy, qui mancano un pochino di opzioni. Next,
Allora, esaminiamo un po' queste opzioni qui, anche se più o meno, tanto mi bevo un goccio d'acqua. Mentre c'è lo spottone, così. Qui io non penso che fondamentalmente, ok, dobbiamo scegliere Genome Serialized REST JSON, REST.json, non mi ricordo le differenze onestamente, ho un momento di vuoto di memoria. Vedere che diavolo. REST.json, REST.json, up to REST.json, JSON options, JSON option, TJSON, what's the difference? Non mi ricordo qual è la differenza, forse qui c'è JSON option, REST JSON types, JSON dates, Mongo date, ok, qui c'è un ident case, c'è qualcosa che fa uno step in più per quando dobbiamo utilizzare JSON, probabilmente con delle API REST. Ah, ok, sono stati aggiunti dei sottotipi, c'è un wrapper per interpretare un po' come serializer di Neon, mi pare, cioè comunque sono oggetti con cui noi decidiamo come passare da oggetti a JSON con delle informazioni automatiche. Questo non l'ho mai usato, questo namespace object to JSON string, ok, quindi c'è proprio qui, c'è un qualcosa molto simile a quello che abbiamo dall'altra parte con delle informazioni, quindi questa sembra una cosa stile Neon, però sì, non l'ho mai utilizzata da questo punto di vista, però mi vedo che lui mi fa scegliere come base o i serializzatori, diciamo i system JSON che sono quelli che mi hanno visto prima, quindi il text reader serializer e text writer serializer, oppure questa interfaccia REST JSON. Poi mi dice, ok, nel momento in cui ti devo fare degli array, vuoi l'array, quindi devi fare un set length se vuoi aumentare gli elementi, oppure adottiamo una lista. JSON object, vuoi un object o un record, quindi potremmo anche andare via più leggeri. Se vuoi mettere dei campi, oppure usare la proprietà, mi aspetto poi che lui metta dei campi dietro. Se mappare i tipi su string, sui tipi JSON nativi, oppure questo rich che vuol dire prova a indovinare e prova a vedere cosa ci finisce dentro. JSON string to Unicode direi che è in, se usiamo le proprietà ci chiede se mettere i field, se mettere solo i getter, se mettere i setter, tutte e due, mettiamo dei field. To e from JSON methods è utile lasciargli, quindi next. Base class name tipo persistent, root object type name direi tUser, root array type name qui forse root non c'è. Se facciamo finish, bam, lui ci ha generato questa roba qui. Ok, mette comunque degli attributi, fanno parte per esempio di system JSON, poi man system JSON serializer, quindi è tutta comunque roba di Delphi, quindi jdb.json, chiamo così, o json.pass.users, forse devo metterci, vabbè, sì dai, così, chiamiamolo json.users, sperando di non aver creato ambiguità, quindi vado in build. E lui che ha fatto? Ha fatto un po' il lavoro che faceva la Delphi Class, direi, cioè lui ha messo un, mettiamo Twitch code only, così siamo, tanto non ci serve il resto. Partiamo dallo user, ecco, non mi piace molto il fatto che, cioè, in questo,
JSON è un'estensione. In che senso? È riferito a qualcosa di che ho detto prima, perché magari ho letto in ritardo. Non mi piace che lui i campi li ha messi giusti con questa F davanti, però come proprietà mi aspetterei che lui accetti delle option e come dire che non le scriva così, anche perché in questo modo non è proprio il massimo, però vabbè. Non la puoi usare nel nome di file, però ci ho aggiunto anche il pass. Non lo puoi usare in fondo. Quindi non so se è questo che stavi intendendo. T-persistent ci sta, perché comunque magari dovremmo poter anche serializzare come un DFM o qualcosa del genere. Tanto usi serializer, non so quale altra scelta c'era, non ho guardato, forse T-object o forse T-object serialization public. Sì, lui ha fatto quel lavoro che fa il Delphi tool to object class, e poi ha messo un po' di valori usando questo JSON mapper, che è un qualcosa che sta dentro default from object e che usa, vabbè, una roba molto simile. Sì, in fondo il pass viene escluso. Però se ci aggiungi anche punto pass dovrebbe prendertelo, anche se abbiamo questa unit, questa è così perché c'è system.json.pass, quindi e quindi ha fatto lo stesso lavoro. Come si usa sta roba? Se avete una stringa e chiamate questo tuser from json, quindi se il nostro main form noi scriviamo banalmente, ci mettiamo un memo che andiamo a riempire, ci mettiamo giusto per fare la prova di come funziona questo serializer, questo button, gli facciamo leggere qualcosa, stampare qualcosa, tipo cos'è che gli abbiamo incollato? Gli abbiamo incollato questo array, quindi se gli faccio passare tutta sta roba e gli chiedo il name del primo, dovremmo ottenere qualcosa. Quindi faccio aggiungi, usa la unit JSON users, questa qui, ok, abbiamo tuser.create, no, punto from JSON, la stringa la incolliamo nel memo 1, lines, text, questo ci darà uno user, luser 2. Uguale, che direi dovremmo distruggere. Vediamo. Penso di sì, però lasciamolo un attimo lì e ci facciamo dare le informazioni sul memory leak. Sono un po' ubriaco, quindi ok. Allora, report memory leak meno shutdown. Zeblè. E anche Zebele è una cosa che ho ereditato da altri streamer, però ci sta, hanno definito qualcosa. Allora user punto id name, sì, cioè abbastanza username, facciamo il debug dei poveri, show message, e ci facciamo dire questo valore o qualcosa del genere. Non facciamola free, vediamo se si arrabbia. Penso di sì. Andiamo in debug. Qui dentro cancello tutto quello che c'è. Gli copio non tutto, ma magari solo questo, perché non abbiamo un array, ma abbiamo un singolo elemento. Me l'ha proposto, ma non gliel'ho voluto fare. Brett. Leggi la Bibbia, Brett. C'è un passo che conosco a memoria. Ezechiele, vabbè, questa è la citazione. Quindi diciamo fa tutto già questo tipo di lavoro, sì, alla grande. Abbiamo memory leak grosso come una casa, quindi almeno questo. Chiaro che non dobbiamo andare a distruggere poi sotto la T-Company, cioè mi aspetto che
No, mi aspetto nulla perché non sono sicuro, controlliamolo, ma mi aspetto che il codice sia qui. Sì, infatti fa le frenil di tutti i valori, quindi se questo lo distruggiamo dovrebbe distruggere in cascata tutto quello che abbiamo. Quindi se vado qui e faccio così, stampo, ok, se chiudo, tutto a posto da questo punto di vista. Pulp Fiction, sì, è venuto... Questo JSON mapper non mi aspetto che non sia altro che qualcosa che prenda appunto un tipo di dato, e quindi a quel punto tu gli puoi dire ok, allora creami, fammi il parse a partire da un oggetto che appartiene, toString appartiene da quel, a quel tipo, tirami fuori il JSON o viceversa, e dentro ci sarà tutta la parte che va a farsi un... cioè, quindi noi, aspetta, cos'è che chiamiamo qui? Default from object, file from object di qui, library from object function. Ah, ok, aperto a più librerie, interessante questa cosa. Quindi pare che ci sia questo... Qui uso un default perché potete definire più mapper, probabilmente c'è anche la possibilità di recuperare un mapper che non sia questo ma che sia qualcos'altro, che però si integra in un sistema Delphi di JSON mappers. Ecco, il default è una proprietà che probabilmente viene valorizzata get default prendendo un valore che fa già parte di Delphi, però probabilmente mi aspetto che questo JSON mapper a questo punto abbia anche un JSON mappers set default library abbia un register, magari, esatto, abbia un, cioè quella che viene restituita qui è una classe che è già incorporata in Delphi, però io con la register posso assegnare un nome, una mia classe che fa lo stesso lavoro ma che magari lavora in maniera più spedita o gestisce direttamente degli oggetti specifici, cioè adotta un altro tipo di logica. Quindi interessante questa cosa, nel senso che è una cosa che è già presente con un agente che fa un tipo di lavoro, ma la struttura è il default, ma la struttura è aperta. Quindi io potrei, per dire, importare Neon, e Neon potrei usare questa interfaccia qui, però facendolo fare, delegando il compito a una libreria esterna che si è registrata tra i mapper di JSON. Non mi piace molto questa cosa qui, onestamente, e mi piacerebbe anche capire se io qui rifattorizzassi in questo modo, ok, quindi andassi a cambiare queste parti qui e capire se lui è case sensitive e quindi si arrabbia. Proviamo un attimo a vedere button breadth, no, non ci ha fatto una piega. Però io, aspetta, cosa ho cambiato? Username, sto leggendo username. Sì, è questa. Ok, quindi quel tipo di rifattorizzazione la posso farla anche velocemente, però diciamo che forse il wizard poteva essere un attimino un po' più... Vabbè, è la sua prima incarnazione, però appunto, però non vi piace. JSON to class, e quindi e poi siete a parte che questo tipo di scheletro, secondo me, potrebbe essere implementato facilmente anche in Delphi, cioè avete vuol dire la libreria JSON, potete fare il parse di quello che volete, potete implementarlo anche direttamente, quindi se io mi vado a prendere giusto così allora qui c'avevo la live scorsa, il nostro Marvel, mi ero tenuto un data character JSON, il testo di una risposta, quindi mi aspetto che in qualche modo io riesca a ottenere qualcosa del genere anche per la mia classe JSON to Delphi class. Potrei provare questa libreria, allora metto qui il JSON, generate. Interessante questo di averlo, se un campo è null che succede? Penso che lo supporti. Poi ci proviamo, quindi
qui, cioè, vedete, questo è un pochino più, è un pochino più raffinato, questo qui, perché vedo che ha bisogno di, ha fatto un forward class declaration. Quando vi trovate le classi scritte così è perché c'è una classe che deve essere dichiarata, perché una classe dopo la utilizza, ma quella dopo viene utilizzata da quella prima, quindi teoricamente dovresti indicarla in ordine. E quindi metti prima la dichiarazione vuota, poi metti la, l'altra classe e poi la ridichiari sotto. Fai, vabbè, l'ho spiegata male, però è interessante. Però questo fa un bel lavoro, nel senso che è un pacchetto abbastanza complesso. Però vedete che come root viene fuori data, che è un tdata, è un qualcosa che ha una proprietà con count limit of the results, e con questa c'è già la object list. Quindi scusa, dov'è che fai la create? Ah, forse qui dentro fa la create. In questa classe, secondo me, quando fa la create va a vedere queste proprietà e automaticamente vi va a creare l'object list. Bisognerebbe vedere questa libreria, che mi sembra molto interessante. Thanks to project, non so se hanno fatto JSON Data Object, è quello che ha quel package JSON, perché lì ti mette una unit ma non so bene a che classe corrisponde, penso questa qui. A parte il fatto che potrei rimuovere un po' di cose e farla passare direttamente, ma JSON Data Object no, mi sembra questa, package, mi sa che è questo, quello, l'autore del, di quella libreria, map true false, can find more information here, ok, vabbè. fa parte di questo, di questo pacchetto fondamentalmente, quindi sarebbe interessante fargli provare un po' di, come dire, di package JSON DTO. Allora, non è questo, PKG JSON, allora, cerchiamolo, adesso lo cerco dappertutto, PKG JSON DTO code, sarà la cosa più forcata della, dell'universo. Infatti qua ce ne sono, JSON to Delphi, quale sarà l'originale? Boh. Vabbè, qui ne fanno uso, quindi non, è, non sono questi, chiaramente, però sembra proprio Delphi JSON to Delphi class, quindi sembra lui. Questo è un fork di qualcosa, può darsi. Forked from... Ah, ok, deve essere qui, cioè non c'è pezza, però non lo vedo. Non vedo quella classe lì, quindi o sono cieco io. JSON. Ciao Cesare, sì, adesso andiamo a nanna, perché siamo già oltre l'orario e quindi anch'io sono un po' al public, boh, vabbè, non riesco a capire dove hanno messo il sorgente di questa roba qui. Forse questo, no, questo è quello che ho visto prima e questa roba non c'era, quindi non so qual è. Vabbè, andrò a cercarlo perché mi interessa un attimo capire questi JSON to Delphi class, però a parte quello. E se gli chiedo di non fare i wrapper, news, fixes and features, JSON property attributes, non lo so, add, download, fammi vedere che è combinato, magari li ha tolti, no, li mette comunque, JSON DTO, erano tutti da questo, quindi in qualche modo quel package comunque serve, ma ci sta che l'abbia fatto, perché chiaramente le feature dovrebbero poi uscire da lì. Mamma mia, in quanti punti viene utilizzato, una marea, qui il sito non c'è più, quindi questo sviluppo sarebbe un po' da raffinare, quindi bisognerebbe un attimo raffinarlo, ma ok,
ci sta. Quindi come funziona? Qui c'è tutta la spiegazione. Usa il JSON Mapper. Come si usa il wizard? Vabbè, mi sembra abbastanza trivial, onestamente. Select code, c'è scritto qualcosa, mapping rules, data binding. Ok, in caso di parole chiave ci mette l'underscore. Come usare i tipi generati, mi sembra abbastanza banale. Sì, non mi piace molto il case che usa, però magari penso che o se no andiamo a mettere in quality center una richiesta di feature di fare la generazione con il Pascal case, camel case, così magari in qualche modo c'è modo di traslare il JSON in quel formato e poi farlo generare da lì, ma quello al punto, come dire, se un campo è null che succede, lo voglio provare, poi ce ne andiamo a letto. Qui c'è ancora, no, ho già copiato altra roba, ma lo vado a recuperare. Copia, dovrebbe uscire un null forse, mettiamolo qui ad esempio. Ah vabbè, che qui però non se l'aspetta. Facciamo, dovremmo fare così, prima dovremmo chiedergli tcompany, provare a metterlo un null e poi provare a stamparlo. Show message, vabbè, proviamo a fare un int to str, non è proprio il massimo stamparlo così, però di company, usami l'indirizzo. Ah, se no facciamo così, bool to string di assigned l user company, così dovrebbe piacere. Piantiamolo in debug, vediamo cosa viene fuori. Company, tolgo tutta questa parte qui, ci scrivo un bel null. Button, Brett l'ho scritto, meno 1 è true, lo 0 dovrebbe essere false e meno 1 è true. Certo che potevi impegnarti un po' di più. Use bool, allora true, che così almeno scrive true e false, ma direi che è true. Quindi in questo caso, essendo un oggetto, lo supporta giustamente, perché ok, true, quindi in questo caso funziona, è corretto, no? Fa una free nil ma non c'è nulla, quindi non succede nulla, per cui la free è safe, quindi controlla prima se è assigned, l'importante è che ci finisca un bel nil, ma essendo una proprietà di un oggetto, questo è già incorporato. Ok, dai, direi che ci siamo divertiti abbastanza a guardare tutti i JSON dei JSON che abbiamo al mondo. Vediamo se c'è qualcuno di buono in streaming per fare un raidino. Poi, come sempre, abbiamo fatto sì un po' tardino, quello è vero. Però qualcuno che sviluppa, nessuno sviluppo software. Rilasciamoci su Chimera, oggi bug fixing. Ah, qui vi porto su una personcina, ok, che ci seguiamo da poco, ma che sviluppa, stanno facendo un gioco con Unity, prima o poi dovremo, almeno abbiamo qualcuno che fa sviluppo software, quindi ok. E stanno facendo un gioco che si chiama Chimera, un RPG fantasy, quindi lasciate magari un saluto. Quindi parliamo di comunità LGBT, quindi una sfera che in Twitch è abbastanza. Prova Retire in Progress. Retire in Progress, c'è troppa gente, sì, lo conosco, sono in 200, quindi intanto lo seguivo tempo fa, dove c'erano in 10-15, ha fatto un explosion di
come dire, abbastanza importante, molto interessante, cioè, è uno chiaramente che ha lavorato per Google, quindi sa quello che è abbastanza famoso, quindi sono in troppi, mi sentirei ridicolo un po' andare a fare un ride lì, ma comunque ok, no, allora di nuovo grazie come sempre per chi ha partecipato, per quelli che ci sono, il replay è sempre su YouTube, quindi andiamo a salutare qualcuno, così fate anche qualche punto canale, insomma, potrebbe tornarvi utile in futuro, quindi rimanete per il ride, poi dopo avete salutato, ovviamente potete stare a guardare Ondara Ninna anche perché è una certa ora, però giusto perché così incentiviamo gli sviluppatori su Twitch, facciamo un'opera di divulgazione per portarli e per farli conoscere, anche perché a volte portano il programma in Unity, quindi ci sta. Ci vediamo, se tutto va bene, la settimana prossima, direi sempre di martedì, devo controllare ma direi di sì, comunque c'è il canale Telegram, c'è tutto, e vediamo se fare la live famosa su qualche libreria oppure portare un altro argomento, comunque deciderò in fretta, sento se la persona è disponibile, magari se è un'altra sera si può fare un'altra sera, vedremo. Tanto grazie di nuovo, quindi lancio il ride, ripristino un po' il volume della musica di sottofondo, vi saluto, vi ringrazio, buonanotte e alla prossima, buona settimana, buon lavoro a tutti, ciao a tutti, ciao, alla prossima.